Bruno, allora, anche oggi protestate per rivendicare i vostri diritti. Sì, noi oggi siamo qua per rivendicare il diritto al lavoro, che per noi è la priorità assoluta. Non solo per voi. Per noi, siamo fuori, siamo disoccupati, quindi ci stanno altre persone che sono fuori, mi dispiace anche per loro, però noi in questo momento siamo fuori. La seconda cosa è una protesta pacifica, non contro il Presidente, perché dobbiamo essere sinceri, il Presidente ci ha dato sempre la sua disponibilità, è stato sempre vicino a noi, però purtroppo lui non ci è riuscito ad arrivare a farla costituire. I nostri cari commissari continuano. Ma tutte le promesse poi sono state disattese. Sì, sì, ora abbiamo quest'altra notizia. No, ma abbiamo quest'altra notizia, ora abbiamo dovuto dare il piano industriale, abbiamo fatto il comune ha fatto una, come ti dico, lo sta dando all'esterno in poche parole, perché non ci sono persone in grado all'interno del comune per poterlo fare il piano industriale, a questi livelli siamo. Quindi con una somma che parte da 20.000 euro c'è stato pubblicato e entro il 7 si chiude la partita, quindi vediamo chi è che vince questo. E voi in questo momento siete fuori come lavoratori? Sì, siamo stati licenziati il 16 di novembre. Il 9 di dicembre, rispetto a quella variazione dell'articolo 28 del 2008 alla Regione, abbiamo potuto fare i tirocini formativi. Che poi sono finiti l'8 di marzo. L'8 di marzo poi c'è stata una deroga del Presidente per un mese. Poi i dirigenti... All'8 di aprile. L'8 di aprile. I dirigenti non hanno continuato, al 15° giorno ci hanno sospeso dicendo che non gli sono arrivati i soldi. C'era l'impegno di spesa ma non i soldi, quindi loro non potevano continuare i tirocini. Quindi siamo fuori anche dai tirocini. Ma non è questo il nostro problema, non è il tirocino, il nostro problema è il lavoro. Il tirocino ci serviva solo a transitarci verso queste società, non è la base della nostra protesta, la base della nostra protesta è la dignità e un diritto al lavoro. Quindi quale segnale forte volete dare? Al comune, noi qua siamo oggi per dire ai commissari basta con questo prendere tempo, non si può continuare a prendere tempo togliendo la dignità ai lavoratori. Grazie. Io ho ricevuto pure una lettera di minaccia. Lo so, cosa piace? Perché ho difeso voi. Però non siamo tutto l'andrangheta che c'era, sono arrivati questi. La mafia legalizzata. In principio, solo panico, poi il portone si è chiuso, si lavorava solo con l'andrangheta. Però non mollare, voglio dire, no? E che va a fare il governatore? Dovete mollare, dovete tenere duro. Dovete mollare. Loro hanno un solo obiettivo, di portarmi alle elezioni e poi se la forza chiede. Secondo voi? Ma secondo me devi dire. Ma voi non potete arrivare. Io ho dato una proroga di un mese. L'hanno sospesa pure. L'hanno sospesa. Una proroga di un mese, perché loro volevano 3 mesi. Dopo 3 mesi mi chiedevano altri 3 mesi. Così loro dicevano arriviamo alle elezioni. Si devono assumere responsabilità. Chi amministra deve assumersi le responsabilità. Hanno fatto fare 10 non vogliamo il processo. Vogliamo la società. Vogliamo la società, noi progetti. Vogliamo la società come dei numeri, siamo dei numeri per loro. Non è giusto. I nostri lavori li stanno facendo le ditte private, ditte piccoline. E gente che non è neanche qualificata a fare con, piccole con ditte indiani, per saltare le leggi. Con gli indiani. Con gli indiani. Domenica di voglia. Domenica che domani. Ma loro hanno diritto al lavoro. Hanno diritto, però non è che ce lo devono togliere a noi. Noi che ce l'avevamo. Ma non ce l'avevamo. Noi ce l'avevamo. Noi siamo vittime di quella situazione. Non è che ce l'abbiamo contro di loro, ma noi siamo vittime. La società non è stata chiusa per colpa nostra.
Sono d'accordo. Io sono sempre stato in piazza con voi, anche vero! Questo è un momento in cui non bisogna mollare, quindi ancora più di prima, tutti, indipendentemente da voi, in generale. Lo dico a me stesso. Non mollare neanche tu, perché non mollare. Anche se mi dimetto nei prossimi giorni, però non vi preoccupate che sono sempre con voi. Ecco, bravo, bravo. E noi è quello che speriamo. Bravo! Non io, anche la lezione. Cioè, lo dico io anche i miei colleghi che rimarranno a governare per quel tempo che sarà necessario. Che questa è veramente una vergogna quella che vi hanno fatto. Poi la società va bene, si chiude, come abbiamo sempre detto, però bisogna avere il coraggio di fare una nuova società. Quello che l'hanno fatto, l'hanno pensato solo a chiudere. Ed è strano che non si faccia questa nuova società. O che se non si trovi una formula. C'è un piccolo 3% che gli conviene a qualcuno. Non lo so, ho letto qualche cosa che avete scritto, però io guardo. In generale, non guardo nel particolare, perché ci siete 270. Sì, 260. No, facciamo come di me, 260. Vabbè, 270 non è il numero, è la partita che ci sono gli indiani. Guarda, ci sono gli indiani che ci sono. Gli indiani siamo noi in questo momento. Io vi chiedo scusa, ma deve entrare che c'è il direttore che mi aspetta, però sapete che io sono sempre alla vostra parte. Andate. E noi con voi! Sei un grande abbiamo per un po', mi sa stamattina. Bene, ma buongiorno, grazie a tutti per essere venuti così numerosi. Io devo inizialmente fare una precisazione che è anche come dire un attestato. Presidente, mi spieghi, è il titolo dell'incontro di stamattina. Questo titolo nasce, come facilmente verificabile, prima della sentenza del 27 marzo di primo grado che ha visto Giuseppe Scopelliti condannato a 6 anni per abuso d'ufficio e falso. Sarebbe stato molto facile per Giuseppe Scopelliti tirarsi indietro, sarebbe stato molto facile rinunciare, sarebbe stato per certi versi anche comprensibile. O invece sarebbe stato inteso come un atto di viltà politica. Io voglio dare atto al, piuttosto come vuole che la chiamo, Presidente, Peppe. Devo dare atto allora a Peppe che ha deciso di non solo confermare questo appuntamento, ma non ha mai messo in dubbio il fatto di essere qui stamattina. E questo penso che sia un atto di trasparenza verso Reggio Calabria, un atto di trasparenza verso la Calabria, anche perché Peppe sa che non sarà una passeggiata di salute stamattina, perché ovviamente tutte le domande vanno fatte e a tutte le domande lui ha detto serenamente che intende rispondere. Quindi grazie. Da dove vuole cominciare? Dalla fine o dall'inizio? Vuole cominciare dall'ultima pagina o da quella che è stata scritta molto tempo fa? Mica lei, da dove preferisce cominciare? Come vuole. Cominciamo da lontano. Allora, cominciamo da quando lei, molti molti anni fa, all'inizio di questo secolo, diventa sindaco di Reggio Calabria. Diventa sindaco con una percentuale che si definisce bulgara, intorno al 70%. Lei si presenta sindaco di una regione che in quel momento ha un governo centrale presieduto dal presidente Prodi, una regione che è amministrata dalla sinistra, una provincia che è amministrata dalla sinistra, eppure lei
gli americani direbbero out of the blue, cioè arriva, plana su Reggio Calabria e prende il 70% dei voti. Quindi insomma è quello che oggi qualcuno direbbe essere un rottamatore. Poi in realtà forse finisce rottamato, ma questo lo vediamo alla fine. Quando lei arriva a Reggio Calabria nel 2002 come sindaco, che Reggio trova? Qual è? Lei all'epoca ha 34 anni, quindi è giovane, 2002. È assai giovane. Cosa trova a Reggio e cosa vuol rottamare e cosa riesce a rottamare all'inizio? Trovo una Reggio che aveva vissuto la stagione di Falcomatà, che era una Reggio che aveva ritrovato il sentimento di appartenenza, perché il merito del sindaco Falcomatà fu quello di risvegliare il sentimento di appartenenza dei reggini, l'attaccamento alla propria città. L'ho detto, lo ribadisco, lo condivido, nel senso ne sono sempre più convinto, molto meno invece la buona amministrazione, nel senso che io porto sempre un termine di paragone, la mia amministrazione nel 2007 realizza 265 gare d'appalto, quella di Falcomatà 10 anni prima nel 97 soltanto 18, e allora la differenza è lo stacco tra il fare e soltanto, diciamo così, un percorso diverso, però è fisiologico, ho sempre ribadito che era fisiologico, perché tu hai ricostruito il sentimento di appartenenza, diciamo quell'umore, quella voglia del reggino di riconoscersi nella propria città, e quindi ha fatto un grande passaggio. La fase successiva sicuramente di Falcomatà sarebbe stata quella delle grandi opere, degli interventi, delle cose che poi invece abbiamo realizzato noi per tanti aspetti, perché quello che ho detto prima è la dimostrazione chiara, evidente e lampante. Quindi una sorta di continuità, oserei dire, lo dissero in tanti, fu una continuità tra una fase, diciamo così, di ricostruzione e una fase di realizzazione che si era perfettamente integrata. Questa luna di miele impone delle scelte radicali, cioè impone di scegliere delle persone che attuino il cambiamento pur nella continuità. Quando comincia, secondo lei, il momento in cui lei attrae, come dire, non dico dei poteri, comunque comincia ad attirare contro su di sé delle attenzioni che mirano a metterla in difficoltà, a far scricchiolare la sua credibilità a Reggio Calabria? Io credo non tardi, presto. Lei peraltro cambia diversi direttori qui al Comune, cosa fa di concreto? Io faccio una cosa, secondo me, fondamentale. Da uomo di sport e da uomo di squadra costruisco la squadra, perché nel sud, Reggio Calabria, nel mezzogiorno in genere, da solo non costruisci nessuna prospettiva. Mi metto accanto un gruppo di dirigenti che negli ultimi 10 anni aveva comunque con me lavorato sul versante della regione, sul versante, diciamo così, dell'associazionismo e quant'altro, e diventa il gruppo dirigente che traina questa amministrazione. Prova ne sia, oggi questa è un'amministrazione non ferma, di più, proprio perché manca quella spinta, quel pathos, quel sentimento, quell'amore, quella competenza che era stata messa in campo da queste persone e che aveva trainato l'amministrazione e che aveva spinto tutti ad andare dietro, obbligatoriamente, per non restare indietro. Oggi, venendo meno quella spinta, c'è la stasi, la situazione di stallo. E il tutto, secondo me, si rompe su una mia scelta, molto chiara. La scelta è chiarissima, la scelta nasce tra il 2004 e il 2005, quando io decido che, ad esempio, sulla vicenda del Miramare bisogna mettere la parola fine al fatto che il Miramare è un hotel, albergo, dove si dice, dove il costo, ad esempio, dell'affitto del Miramare era di 60.000 euro l'anno, che il Miramare versava, che la società versava all'amministrazione comunale. Pensi che noi abbiamo messo a bando questo angolo di bar qui del Cilea, sì, a 85.000 euro l'anno, un angolo qui sul Corso Garibaldi, figuriamoci cosa possa essere una struttura.
che non, ha, cioè che non è un bed and breakfast. Non è un bed and breakfast, siamo in diretta, siccome siamo in diretta sul sito di Panorama Live, un po' più completo. Questo albergo grandissimo sul lungomare, secondo me lì si rompe, diciamo, un po' un meccanismo. Forse si interrompe quella sorta di dominio di un gruppo che in questa città aveva imperversato sempre, anche nella stagione di Falcomatà. Le chiedo se vuole di essere ulteriormente più chiaro, cioè quando le parla di un gruppo. Sì, io credo che ci sia stato sempre in questa città un gruppo collegato che aveva comunque cercato di guidare le dinamiche della città. E qui c'è stato sempre il grande limite della politica di accontentarsi o di assecondare queste scelte. Io quando ho fatto il sindaco, così come da presidente della regione, ho avuto un coraggio. Il coraggio di dire che la politica fa la politica e la politica occupa il suo spazio e non concede niente a nessuno. Questa cosa è chiaro che in Calabria, dove la politica è sempre stata debole, o meglio ancora condizionata, o meglio ancora quindi condizionabile, o meglio ancora ricattabile, questo è chiaro che è suonato con un campanello d'allarme, cioè Scopelliti non è uno manovrabile, Scopelliti non è uno condizionabile, Scopelliti è un uomo libero che rappresenta un problema. Da lì parte questo tipo di aggressione. Vede, vorrei tornare al 2002. Prima di questo però, provo a dirle, vediamo se riesco a definire meglio i contorni. Sempre sul gruppo. Il gruppo è un insieme di persone della politica, dell'imprenditoria, dell'informazione, cioè quantomeno capiamo il perimetro. Ma c'è una trasversalità, no? Non c'è dubbio, è chiaro che non... c'è una trasversalità che investe una ristretta cerchia del giornalismo locale, che si annida nei palazzi del potere. C'è una trasversalità che in questa città ha condizionato le scelte. Quello le ha condizionate, ha pensato di condizionarle negli ultimi 30 anni e quindi 25 anni, e quindi ha creato questa sorta di continuità. Con Scopelliti questa continuità non si realizza. Allora, e questo gruppo altrove si definirebbe forse un comitato d'affari? È un gruppo di potere, interessi. È una lobby, una classica lobby definita lobby dovunque. Lei l'ha denunciata in qualche sede? No, io ho soltanto fatto da istituzione le mie battaglie che ho vinto, che ho portato avanti in tutte le sedi e che quindi, come ho detto anche nelle mie dichiarazioni di queste ultime esperienze, ho detto... E qualcuno fraintende volutamente quando scrive e dice Scopelliti adesso non è più ricattabile. No, i ricattati siete voi, è diverso. I ricattati siete voi. Io non sono stato mai ricattabile e né ricattato. E quindi automaticamente, spogliandomi dalla funzione di presidente della regione e combattendo dal di dentro questo sistema, oggi, una volta che rassegno le dimissioni, quindi a brevissimo, avrò la possibilità di poter dire anche tante altre cose. Quello poi ci arriviamo. Lei voleva tornare al 2002, completiamo però questo punto. Sciolgono, e viene sciolto il Consiglio Comunale di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose, e lei dichiara: c'è gente che con la Regione ci ha mangiato prima di noi e che, siccome ho smesso di mangiare, adesso costruisce ad altri livelli la stagione della denigrazione, della delegittimazione. Tanto per farmi capire, sono gli stessi? Certo, anche perché no. Pensare ad esempio, io penso ad esempio a qualche giornalista che ai tempi in cui vi era l'amministrazione Loiero si riempiva le tasche di soldi attraverso una serie di sistemi e meccanismi che consentivano, diciamo così, di portare avanti interessi personali, non certamente interessi della collettività. Questa è una cosa grave, però. E cioè, quindi ti scrivi, quindi vabbè, sono probabili queste cose, sono documentabili, quindi tutto va, tu sei osannato se fai parte di questo sistema, se non fai parte di questo sistema vieni denigrato, e mi pare che sia chiaro, evidente e documentabile al momento opportuno. Quindi le dice: io mi metto di traverso, blocco queste piccole o grandi prebende che sono a vario titolo, a vario livello. Ha parlato del Miramare, poi di questo giornalista, e poi evidentemente immagino tra un po'
farà i nomi, i cognomi, li denuncerà. Okay. Per fortuna pubblicamente diremo anche queste cose, ricostruendo una storia, un percorso, dei passaggi che credo siano giusti e doverosi come fatto di rispetto nei confronti della cittadinanza e dei calabresi. Voleva tornare però al 2002, mi diceva prima, per dire? No, il 2002 pure fu un momento particolare. Il 2002 fu un momento molto particolare perché lì si interrompe un meccanismo, si interrompe, diciamo così, una sorta di dominio e la mia candidatura non venne vista decisamente bene da alcuni personaggi che cercarono di ostacolarla. Però diciamo così, la tendenza del centrosinistra si interrompe perché il centrosinistra non era credibile dopo l'esperienza di Falcomatà, fecero di tutto, insomma, ricordo i manifesti, quanti di noi ricordo i manifesti con la foto di Falcomatà a 10 giorni dell'elezione con la scritta "Il sogno continua", utilizzarono anche una persona morta, poveretta, per dire che il sogno continuava. Io penso che il sogno della città con Falcomatà si è interrotto nel momento della sua morte, nessuno poteva prendere il testimone di Falcomatà. E qui devo dire la verità, direttore, Falcomatà è stato un sindaco che ricevette nella sua esperienza di sindaco, se non vado errato, circa 50 avvisi di garanzia. Di questi ne ricevette tantissimi, diversi, per commistione col crimine organizzato, con la mafia, ci sono gli atti. Io penso che questo centrodestra, che questa destra della città, ha dimostrato il suo stile, ha dimostrato la sua correttezza, perché in quegli anni non infierì mai su questi argomenti. Oggi, la stampa di oggi farebbe, noi i titoli, farebbe penso gli striscioni in giro per la città rispetto a quelle vicende, in un'epoca completamente diversa. E però noi usammo sempre il giudizio politico nei confronti della sinistra e di quell'uomo. Lo rispettammo tantissimo, anche perché secondo noi pagò scelte che in alcune circostanze lo spinsero a non condividere, diciamo così, posizioni che magari qualcuno pensava di imporre. Quindi questa sorta di anche di coraggio per alcuni aspetti, in alcuni momenti, portò la città a sperare, a dimostrare, a capire, a comprendere che comunque era sicuramente vittima di un disegno. Io francamente mi sarei aspettato in questi anni dalla famiglia Falcomatà un gesto di solidarietà nei miei confronti, perché quando tu patisci determinati meccanismi e li subisci e poi li vedi su un altro costruiti, io mi sarei aspettato non le aggressioni che abbiamo subito da parenti e compagni, ma mi sarei aspettato una semplice, diciamo così, attestato per dire: non è giusto che quello che abbiamo subito noi lo subiscono gli altri. Questa è la mia chiave di lettura, poi può darsi che non sia così, però se dico questo vuol dire che so qualcosa in più che posso anche eventualmente dimostrare. Lo vuole dire adesso? No, se no diciamo tutto adesso, direttore. Va bene. Sì, abbiamo tempo. Qualcuno mi ha insegnato, e io in questo non ero bravo, goccia dopo goccia, perché la logica deve essere goccia dopo goccia. Sì, ma sai che c'è il famoso proverbio gutta, che poi dice goccia dopo goccia scava e fa anche dei danni. No, noi vogliamo dipende soltanto, da come cade la goccia. Vogliamo soltanto ricostruire, contribuire a ricostruire. Bene. Senta. Siccome siamo entrati nella sindacatura, abbiamo delineato il quadro, dobbiamo parlare ovviamente del processo che la riguarda, che si innesta durante il periodo della sua sindacatura. Lei viene condannato per avere firmato, quindi per aver assunto la responsabilità amministrativa di alcuni atti che conferivano dei mandati a un dirigente del comune, il signor Orsola Fallara, che poi morirà suicida,
lei viene condannato per 6 anni per abuso d'ufficio e falso. Dopo la sentenza, in tutti questi anni, lei ha mai pensato di aver dovuto aspettare prima di firmare quelle carte, di interrogarsi, di chiedere qualcosa in più, o ritiene comunque anche adesso la bontà del suo operato rispetto agli atti per i quali è stato condannato? Io penso alla buona fede dei magistrati e penso che un magistrato non abbia conoscenza di cosa sia fare l'amministratore. Infatti io dissi che secondo me non servono i commissari prefettizi, che siano i prefetti quando si commissariano i comuni. Io non è una provocazione, l'ho detto, ne sono ancora oggi convinto. Io coinvolgerei anche i magistrati nella gestione della cosa pubblica per capire bene come funzionano le amministrazioni. Lei vuole che amministrazioni non facciano nulla? No, voglio che... Vabbè, già non fanno nulla così. Appunto, non è che cambierebbe molto. Peggio mi sento. Non è che cambierebbe molto. Però, poi... No, perché se... adesso non lo faccia dire, perché se penso a... magistrati che sono transitati nella politica sia comunale che nazionale, penso a Napoli, sì. Non è che gli esempi siano straordinari, no? No, però quantomeno secondo me contribuiremmo a far conoscere meglio il funzionamento, perché una cosa, e lo dico serenamente, lo dico come politico, ecco, una cosa è che il Presidente della Regione legge le carte, legge gli atti dei problemi di un territorio, no? E quindi ha una dimensione fredda, gelida di quella che è la rappresentazione. Una cosa che il politico va sul territorio per guardare in faccia le persone e capire il disagio. Vedi, avete detto, quando magari firmano la chiusura della società mista, per caso, no? Non guardando in faccia ai 200 e passa lavoratori, non hanno la percezione del disagio che creano e quindi per loro sono 200 posti in meno. Quando invece tu ti immedesimi in quella posizione, hai una visione meno gelida, meno fredda, e quindi da qui parte questa considerazione. Però mi sono dimenticato la domanda. La domanda era se in cuor suo si è adesso... No, perché c'è un'interpretazione, secondo me, non corretta della legge. La legge prevede la distinzione, la netta distinzione tra il potere di indirizzo che spetta alla politica e il potere gestionale. Il sindaco del comune di Reggio Calabria e qualsiasi sindaco delle città, una città capoluogo, io domando, percepisce molto meno di un dirigente. Eppure io sono stato eletto dal pubblico, dal popolo. Mi spiegate perché la legge dà al dirigente uno stipendio maggiore del sindaco, perché lui, firmando determinati atti, si assume delle responsabilità. È la netta distinzione. Cioè io, se dico oggi a un dirigente... facciamo questo atto e il dirigente mi dice no, non si può fare, io non posso raggiungere quell'obiettivo perché mi viene detto che non è possibile farlo e non ho possibilità di raggiungerlo quell'obiettivo. O meglio, gli obiettivi sono gli indirizzi politici, ma poi altre cose. Allora, questa è la dimostrazione della netta separazione. Quindi, la dico diversamente, così vediamo. Sì, no, non ho capito. Quando un dirigente viene e ti fa firmare un provvedimento, esatto, io lo firmo. Perché le ritiene che se ci fossero cause ostative sarebbero state rappresentate. Perché non possiamo, perché un sindaco, un presidente di regione non può leggersi tutti gli atti, ma avete idea di quanti atti arrivano sulle scrivaniere degli amministratori? E uno sarebbe chiuso, cioè uno resterebbe chiuso per giorni interi, cioè per notti, uno non farebbe l'amministratore, il dirigente si assume la responsabilità, tu firmi e quindi procedi. Questi sono i lavoratori. Un attimo, che così lo spieghiamo. Così. Sì. Allora, questi sono i lavoratori della ex multiservizi. Allora, parliamo anche con voi e parliamo di voi.
per parlare di voi ci dovete consentire di parlare, perché se voi urlate noi non parliamo e se voi urlate non risolviamo nulla. E allora, siccome è una cosa terribilmente seria quella che voi rappresentate, io vi prego soltanto di usarci la cortesia di ascoltare. Se poi quello che lui dice non vi convince, lo fischiate in maniera, come dire, civile e giustamente non dichiarate il vostro dissenso. Però vi prego, anche per rispetto di tutte le persone che sono qui, di ascoltare quello che ci sta dicendo Scopelliti. Però è giusto, così loro ci mettono anche comodi e consentono dietro di vedere. Per uccidere un uomo non è necessario togliergli la vita, basta togliergli il lavoro. Che cosa diciamo agli operai dell'ex multiservizio? Diciamo che loro hanno avuto un problema. Scusa, io vi prego davvero, abbassateli, perché tanto non ci sono telecamere dietro, non le vede nessuno. Questi lavoratori hanno avuto un problema e ovviamente viene, qual era l'idea fatta dall'amministrazione Arena? Aspetti però, no. Perché mi deve far capire, quindi hanno avuto un problema. Questi lavoratori erano lavoratori della Multiservizi, una delle società miste che immaginò il centro-sinistra, che a 3 giorni dalle elezioni nel 2002, il 24 maggio fu sottoscritto, diciamo così, la chiusura di gara e quindi si sancì la vittoria della Multiservizi in questo comparto, e partono da lì le procedure per le attività successive, che ovviamente la mia amministrazione dopo le elezioni nel 2004 mette in attività. Questi lavoratori hanno avuto un problema perché a un certo punto la prefettura e anche ovviamente poi l'intervento della magistratura dichiara l'infiltrazione mafiosa in questa società. Bene, qui oggi rimangono 270 lavoratori. Questi 270 lavoratori dicono: garantiteci la continuità lavorativa. Il Presidente della Regione, l'intero gruppo di centrodestra, sostiene questo tipo di battaglia. Bene, questa società non va bene, se ne faccia un'altra. I commissari, da quasi un anno, continuano a dire a questi lavoratori: bene, adesso vediamo di trovare la soluzione. Bene, adesso stiamo facendo la società in house. Bene, adesso facciamo passate nella Sati. Bene, adesso passate all'ATA. Io un giorno mi sono, diciamo, alterato. Diciamo con un eufemismo. E ho chiesto in prefettura una riunione. E ho detto molto chiaramente ai commissari prefettizi: voi non siete in grado di trovare la soluzione, di gestire questa situazione. Allora, con i sindacati che hanno dato un grande contributo a questa causa, ovviamente abbiamo fatto una battaglia. Adesso questi lavoratori, la Regione dà un finanziamento per fare dei corsi di formazione, 3 mesi, poi 3 mesi, poi mi chiedono altri 3 mesi, io dico no, 3 mesi non ve li do, vi do 1 mese, perché loro da 3 mesi a 3 mesi ci portano alle elezioni. L'obiettivo dei commissari è di portare alle elezioni in questa situazione e poi che arriva la politica ad assumere responsabilità. Non è così. Siete pagati per dare risposte alla mia gente e se non siete in grado dovete dire non siamo in grado, perché io in piazza con loro ci sono stato quando sono stato a Reggio, sempre fino a tarda sera, per sostenerli, ma perché in questa città non si può perdere un posto di lavoro. Quando il Presidente della Camera di Commercio dice che in questa città si è perso, adesso non so se 10.000 posti di lavoro, ma qualcuno si è domandato perché a Reggio si sono persi in questi anni 10.000 posti di lavoro? Perché non c'è la politica. Perché senza la politica si porta il deserto. Quindi applaudiamo a tutti quelli che hanno voluto il commissariamento, che hanno brindato, che hanno gioito, hanno portato il deserto, perché nessuno si assume la responsabilità di fare una scelta, perché tutti pensano che se uno si muove in una città come Reggio rischia di sbagliare e se sbagli ti sei precluso la carriera e quindi automaticamente, siccome non sei di Reggio, non devi rischiare. Noi quando abbiamo fatto gli amministratori, il Provanesia, quello di cui stiamo parlando, abbiamo rischiato
perché era questo che compete a un amministratore. Però non è discussione. Non è un clamoroso fallimento della politica quello che stiamo celebrando? No, è un clamoroso fallimento dello Stato, è diverso. Di una parte, bravo. Ovviamente, certo. Perché, cioè, scusa, a me lascia interdetto: la società è commissariata, il comune è commissariato, la regione sostanzialmente diventa commissariata. Viene delegittimata, certo. Ma che terra è? È una terra che la si vuole far passare per quella che non è. È una terra dove anche quelli che hanno la speranza, viene uccisa la speranza. È una terra che non ha speranza e non ha futuro, e noi vogliamo riaccendere la speranza anche in una situazione diversa. Qui ai lavoratori è stato detto a un certo punto, io l'ho sentito alle mie orecchie al tavolo della prefettura: va bene, abbiamo trovato la soluzione. Io ho portato i direttori generali della regione al tavolo, che in maniera molto brutale hanno detto: Tizio non vuole fare la società, Caio non vuole fare la società, ma io ho gli atti delle leggi che mi dicono le società si possono fare. Parliamo poi dei commissari che non hanno conoscenza di aspetti tecnici, e i miei direttori generali, di fronte a tutte, diciamo, al prefetto, hanno sviscerato le leggi e hanno detto: ma chi dice queste sciocchezze? Allora hanno detto che a un certo punto sì, la società la facciamo, poi gli hanno detto: no, c'è il dissesto, non si può fare. Poi li abbiamo ridicolizzati sulla stampa dicendo che, indipendentemente dal dissesto, il comune può fare queste procedure, e ancora oggi questi signori, questi ragazzi non hanno una risposta. È un fatto grave, è un fatto non grave, di più. E allora sembra quasi, diciamo così, una volontà a non scegliere, che non porta da nessuna parte e che non aiuta, e la politica è chiamata alla sua responsabilità. Adesso stanno facendo un'altra azione, non la multiservizi soltanto. Fermo restando che queste società miste, direttore, sono state salvate perché il sottoscritto a Roma, al tempo col governo, ha chiesto la proroga per 6 mesi, perché ricorderete molto bene, le società rischiavano la chiusura. Proroga di 6 mesi. Dalla proroga di 6 mesi poi è stata cancellata, e quindi non viene più meno l'impegno delle società miste. Adesso si sono inventati la liquidazione della Reges. Sapete a cosa porta la liquidazione della Reges? Porta in 10 passi indietro la città. Vi spiego perché. Perché nel momento in cui il socio privato andrà via... Cos'è la Reges? La Reges, scusi direttore, è la società dei tributi. Ok, riscossione. Esatto, dei tributi. La società Reges, quando noi siamo arrivati, abbiamo col condono tributario, la mia amministrazione, col condono tributario del 2003, bilancio dello Stato del 2004, abbiamo inserito un elemento di novità. Abbiamo utilizzato il condono tributario, 3.600 evasori sono riemersi. Abbiamo incassato 6 milioni di euro nel 2004. Arriva la Reges e la Reges scopre che 5.700 persone sulla dichiarazione della TARSU rendevano una dichiarazione non completa. Cioè, sì, anziché dire che avevano un appartamento di 150 metri quadri, dicevano 85 metri quadri. 5.700 persone. Così io inventai, diciamo, rilanciai uno slogan che dissi sempre di bertinottiana memoria, di me: pagare meno, pagare tutti. La città, ognuno, non c'era più il furbetto, o meglio, si riducevano i furbetti, diciamocelo chiaramente. Quando tu liquidi la società privata, il socio privato, che ha l'interesse a riscuotere perché c'ha una quota parte, tutto ritorna in capo all'amministrazione. Tutto ritorna in capo alla logica dei comparati, esatto. Perché prima di questo io andavo dal compare funzionario del comune, diciamocelo chiaramente, inutile ci nascondo, non io, uscirà un'indagine che scoprirà che andava a chiedere questa cosa, non l'ho mai fatto, però la gente va, dice: compare, io, sapete, non ho i soldi, sto stanno, non posso pagare, vabbè, non vi preoccupate, l'usanza era strappiamo il cedolino, non vi preoccupate, me la vedo io. E poi erano altre le logiche. Corriamo il rischio di tornare indietro di 30 anni. È un'altra follia assurda questa che oggi si stanno inventando i commissari. È un'altra scelta che mette in ginocchio la città, come quella da me denunciata su questo tipo di problema. Ecco, io dico, è assurdo che si dia
questo lavoro anziché alla società unica del comune che si spacchetti per darlo a più società. E l'altra volta passeggiando ho raccontato che ho sentito mentre passeggiavo, dopo aver preso un gelato, stavano sistemando alcuni lavori in giro per la città, ho detto, si è visto quello che lavora, qualcuno che io conosco molto bene, che era con me, dice sì, quello lì, quello è collegato all'Andrangheta, alla Cosca, no? Certo, hanno tolto probabilmente e hanno affidato alle imprese e in questo giro c'è qualcuno che magari è collegato, dei lavoratori, non lo so, e quant'altro e così via. Però la mia denuncia su questo argomento, direttore, ha portato a una lettera anonima molto pesante contro la mia famiglia, che riguarda la sua famiglia, che ho ricevuto io e il prefetto Chiusolo, che guarda caso eravamo i due sostenitori della ripresa delle attività di una società, per concentrare tutto. Perché quando ero sindaco, io quando ero sindaco Falco Matai, i cittadini sono testimoni, c'era un guasto idrico, quel problema idrico il comune lo pagava 5 volte, perché dopo 2 giorni si riguastava e uno diceva ma sempre lì si guasta, sì sempre lì, e come, ma purtroppo la potenza dell'acqua, ci dicevano i dirigenti, i funzionari, 5 volte pagato. Come cambia il sistema con le società miste? Che la società mista non ha interesse a farlo 5 volte, perché io te lo pago nell'insieme una volta. Se io spendevo 300 milioni di euro in un anno e ti do 200 milioni di euro e ti dico con 200 milioni devi fare tutti i servizi, quell'operazione se tu la fai 3 volte è a carico tuo, non del comune. Non si alimentano logiche perverse, non si alimenta il fenomeno del capretto a fine anno, il capretto nel senso del dono pasquale, ecco, a fine anno, chiamiamolo così, io sono il panettone a fine anno, no, il capretto dell'omaggio, no? Che serve a ingraziarsi, no? Il sistema, e si rompono i meccanismi, ecco perché tutto ciò che sta accadendo è grave, perché rischia di far tornare il sistema a una logica che la città aveva abbondantemente superato, come fatto culturale, perché il problema vero che oggi corriamo, il rischio che si corre, è che la città sul piano culturale faccia passi indietro, e noi non ce lo possiamo permettere, perché questa è una città che negli anni del modello Reggio, piaccia o non piaccia, aveva una velocità supersonica nella percezione delle cose, delle innovazioni. I nostri ragazzi erano decisamente un passo avanti rispetto agli altri ragazzi delle altre province. Quindi quando dicevano Peppe DJ lei ci rideva su? Certo che ci rideva su, perché io dico, qualcuno dice che Reggio... Cioè, sto sistema Reggio non era, come l'accusa, un sistema per affabulare? Era un sistema, diciamocelo, alla fine era tutta chiacchiera, diciamocelo, era tutta l'opera fatta. No, a un comune non spetta costruire, ad esempio, posti di lavoro, e noi col decreto Reggio abbiamo costruito 300 posti di lavoro con obiettivo occupazione. Non era un sistema che affabulava o che faceva, era un sistema che teneva in piedi una città in un sentiment grande, positivo, perché RTL, piaccia o non piaccia, non era soltanto un modo per far divertire i reggini, era il messaggio Reggio, metropoli dell'amore, Reggio, città, cioè il messaggio che veniva veicolato in Italia in quegli anni era di una città diversa, che quando tu andavi a Milano a incontrare il reggino ti abbracciava perché era orgoglioso del fatto che la sua città non era più riconosciuta come la città dei morti ammazzati e di 'Ndrangheta. Questa era la differenza, era il processo che si era innescato, era il processo virtuoso. Certo, nessuno può dire che era rose e fiori, che era, la città era diventata una grande città, ma questa è una città che adesso tutti ne parlano e si dimenticano pure dei meriti, è una città che è diventata città metropolitana nel 2008 grazie alla forza e alla credibilità del suo sindaco, che era diventato forte e credibile, perché la città lo ha reso forte e credibile, perché questa città è una città
che dava segnali di positività grandi, i suoi giovani andavano fuori a fare con passaporto per l'Europa, andavano a arricchirsi la lingua inglese, lo spagnolo, viaggiavano, conoscevano, gli anziani vivevano una stagione diversa con Evergreen, perché diversamente abile avevano un servizio, i progetti di nonna spasso che venivano portati con i pulmini, perché questa è una città dove un'amministrazione guardava la famiglia. Noi inserimmo le agevolazioni tributarie per le giovani coppie, non si paga acqua, tarsu, per i primi 2 anni, i primi 3 anni non facevamo pagare le giovani coppie. Questa è una città, un'amministrazione che dentro la famiglia, dai valori di quello che sono, è la carta dei valori del Partito Popolare Europeo a cui noi ci richiamiamo, alla nostra storia, noi abbiamo immaginato che dentro la famiglia poi c'era la persona. E allora ci preoccupavamo dei bambini, che nessuno si preoccupava dei bambini in questa città, perché tanto non votano, quindi non sono un esercito di pressione. E noi andavamo nelle scuole, abbiamo abbattuto 12 scuole per ricostruirle perché erano a rischio sismico, abbiamo ristrutturato decine di scuole. Io andai un anno a Pasqua, con il coinvolgimento dell'imprenditoria locale, nazionale e quant'altro, a distribuire, caro direttore, 11.800 uova di Pasqua a tutti i bambini delle scuole elementari, perché tanti l'uovo di Pasqua l'hanno sempre avuto, ma molti non l'avevano mai ricevuto. Allora una città, scusi, completo, ad esempio Evergreen, il progetto che lanciamo su Evergreen, gli anziani, una cosa bellissima, 1.500 anziani che ogni anno, cioè tutto l'anno, il fine settimana d'inverno e tutti i giorni d'estate ballavano e si divertivano in luogo fresco come il Cedir, che erano lì con noi, facevamo il Capodanno insieme, io alle 2 di notte andavo a stappare la bottiglia di champagne con loro a fare gli auguri. Questa è una città che ogni, diciamo così, il disoccupato, l'anziano, il diversamente abile, ognuno di loro abbiamo cercato di fornire una risposta. Ecco perché vinci col 70%, con un governo, con gli enti sovraordinati tutti di centrosinistra. La voglia che qualcuno disse sì, Scopelliti distribuiva prebende, ma per quante prebende può distribuire un comune se non c'hai un'azione incisiva, se non hai la capacità di costruire, di invertire? È chiaro che non c'è il consenso, non lo trovi il consenso. E questa è stata la città che abbiamo costruito, la città che quando ero ragazzino, se stavamo insieme in 100, dopo 5 minuti c'era la rissa. Tu mettevi 100.000 persone per Biagio Antonacci sul lungomare e Biagio Antonacci il giorno dopo mi chiamava, che io ero fuori, ricordo quel fine agosto, e mi disse: Peppe, è stata un'emozione straordinaria vedere una lingua di telefonini che illuminavano il lungomare e quella gente così composta che si divertiva. Era questo quello che avevamo creato, cioè l'idea di stare insieme e di recuperare il senso di comunità in una città che ha fatto sempre le divisioni il suo punto di debolezza. Noi siamo stati sempre deboli anche rispetto alle altre province calabresi, proprio perché ci siamo sempre divisi. Questa idea di comunità ha reso forte la città, l'ha resa ancora più convinta del suo cammino, e questa città, come sanno fare tutte le comunità e tutti i cittadini, si era affidata a una classe dirigente perché aveva sposato il progetto, perché ne aveva condivise le finalità, perché aveva visto la parte nobile dell'intuizione della politica, che aveva comunque disegnato per questa città una sua prospettiva. Questa non è una città. Quando sono arrivato, il Miramare, chi lo ricorda di voi? L'avete dimenticato? Il Miramare ad agosto, a luglio, chiudeva quanto prima di diventare sindaco, perché queste chiudevano d'estate, perché a Reggio non veniva nessuno. E quando noi siamo arrivati con l'apertura dei lidi, con gli eventi, con la città che si è caratterizzata col World Camp di pallavolo, sì, tutti questi sono i soldi del buco, ma sono i soldi del buco, i soldi degli anziani, delle opere, sono i soldi, questi sono i buchi, cioè i buchi, il buco, questo maledetto buco. Questo maledetto buco che un giorno con le carte da qui alla prossima fase processuale dimostreremo che il buco non era dell'amministrazione Scopelliti, che veniva da quelli che mi hanno denunciato anche, ma con le carte alla mano e in un processo dove ci saranno ovviamente elementi maggiori di responsabilità. Ecco, il buco viene da lì. Il buco si crea con gli investimenti, con le tante opere, con la disparità di opere, 265 contro 18. Certo, dice, hai speso di più, sei stato folle, ma io sapevo che si poteva spendere. E io vi domando oggi, ancora una volta, ma a Napoli, a Milano, a Bologna, a Messina, a Palermo, a Catania, ad Alessandria, a Parma, a Venezia, a Roma, dove c'era un buco amplificato rispetto a quello di Reggio Calabria?
ma c'è questo deserto, c'è questo conflitto, c'è questo odio per le strade, c'è questo accanimento. No, perché le amministrazioni che sono arrivate si sono fatte carico di questa scelta, dell'idea di incominciare a far quadrare i conti, incominciare a delineare alcuni aspetti, era quello che stava facendo Arena. E siccome Arena stava facendo questo, diventava un problema. E quindi l'amministrazione Arena, dopodiché, per logiche varie, per motivi vari, è stata messa in ginocchio. Diciamocelo chiaramente, direttore. Io, direttore, sta dicendo tutto lei. No, sto dicendo tutto io, e lo so, ma nel 2002, per parlare dei temi, questa è una città che negli anni 97-98 ha provato anche un segretario di partito che fu sparato. Entrò dentro il Consiglio Comunale anche un'indagine rispetto ad alcuni componenti del Consiglio Comunale. Non si pensò mai di sciogliere questo comune per mafia, per infiltrazione, perché l'accordo della politica era che i grandi comuni, i comuni capoluogo, non vanno sciolti per mafia. E allora io sono il sindaco che nel 2002 vince, non ce lo dimentichiamo, che nel 2002 vince e diventano assessori della mia giunta due figure. Uno, un giovane magistrato reggino in carriera, che fu massacrato per questa scelta da tutti i suoi colleghi su Facebook. Io ricordo la delusione e l'amarezza di questo giovane magistrato che ogni giorno veniva dicendo sono fucilato ogni giorno dai suoi colleghi su Facebook. Nel 2002, perché scelse di stare col centro-destra. Su Facebook nel 2002. Su Facebook, comunque c'era questo profilo E poi il comandante provinciale della Guardia di Finanza, che negli ultimi due anni aveva diretto la città, la provincia di Reggio Calabria. Due giorni dopo diventa assessore perché viene riconosciuta la causa di servizio, diventa generale e va in pensione. Ora mi domando, se ci fosse stato mai un solo dubbio sulla gestione della cosa pubblica, sulla storia personale di Scopelliti e del suo gruppo dirigente nel 2002, ma il colonnello della Guardia di Finanza sarebbe mai venuto a fare l'assessore? E aggiungo, tutti i procuratori che sono venuti fino al 2010 a sedersi al comune a fare manifestazioni, il procuratore Boemi, il procuratore di Landro, il presidente del tribunale, il procuratore dell'epoca, tutti quelli che hanno fatto con noi iniziative pubbliche, sposando il progetto Non Vedo, Svelo, Sento e Parlo, che lanciamo con l'Adam, con Demi Arena, con i bus per quanto riguarda il tema del pizzo, e tutte queste battaglie fatte insieme al comune. E voglio dire, che cosa rappresentano tutte queste cose? Allora è possibile che adesso qui è nato lo scandalo, che l'amministrazione Arena è quindi in continuità e quant'altro. Io penso che francamente, insomma, questo debba fare riflettere. Si beva l'acqua e mi faceva andare in acqua. No. Allora, quando lei ha fatto tutto questo discorso e questa cavalcata, però a me pareva di sentire parlare, devo dire con franchezza, un reduce. Cioè, i soldati che tornano dalla campagna di guerra tornano indietro, però non ce n'è più, ha finito. Ma lei si sente un reduce allora? No, io non sono un reduce perché... Cioè il reduce poi si ritira? No, noi siamo... Come? Siamo guerrieri. No! Era un po' perché direttore, in questi anni questi meccanismi che hanno coinvolto anche una parte della comunicazione hanno cercato di offuscare tutto quello che di grande mi sia consentito e di importante abbiamo fatto in questa città. E allora lo ricordavo a me stesso per ricordarlo anche ai presenti. Va bene. Perché va ricordato quello che abbiamo fatto. Devo riportarla però, devo riportarla alla sentenza, perché l'abbiamo lasciata lì e invece dobbiamo parlarne perché bisogna di capire. Lei dice, e mi ricollego a quello che stava dicendo prima di imbarcarsi nella Marcord regina, questa sentenza lancia un messaggio inquietante e pericoloso per tutti gli amministratori del paese, e perché ci stava spiegando che un sindaco non può sapere quello che fa. Certo, perché il sindaco domani mattina è un sindaco a rischio,
un sindaco a rischio, firma una, cioè, parliamoci chiaramente, cosa firmava Scopelliti? La rappresentazione plastica che i cittadini devono sapere, gli uffici del bilancio della programmazione preparano insieme ai dirigenti del comune il bilancio. Il bilancio viene portato dall'assessore al bilancio in giunta, viene discusso, se ci sono le condizioni viene approvato, altrimenti viene modificato e rifatto in una seduta successiva. Viene approvato dalla giunta, tutta, dopo l'illustrazione dell'assessore. Va in commissione, in commissione viene approvato, nel mentre va il consiglio viene approvato dal revisore dei conti che ne certificano la veridicità. In consiglio i consiglieri si esprimono. Quanti di voi ricordano che il 19 dicembre 2005 io rischiavo di andare a casa perché il bilancio rischiava di non passare? E siccome il voto è un voto uninominale, un voto personale, un voto in cui ognuno deve esprimere il proprio giudizio, ci fu quella volta il mitico Peppino Martorano che si alzò, che era per un problema della mamma, e uscì e passò il bilancio 20-19. Allora questo tipo di rappresentazione ti fa capire una cosa, che è un provvedimento collegiale. È uno scilipote ante litteram, era questo mio. Era, però fu un grande per questo, no? Noi lo riconosciamo come un grande Peppino. Perché a un certo punto lo votano tutti. Cosa fa il sindaco rispetto ai tutti? Il sindaco, nel momento in cui il bilancio viene approvato, sistemato e messo inquadrato nelle fasi successive, cioè con gli emendamenti e quant'altro, il sindaco in qualità di rappresentante legale dell'ente lo sottoscrive e lo manda agli organi competenti. Ecco, per quella firma io sono condannato, per quella firma finale. E allora? Poi qualcuno aggiunge nella fase processuale: Scopelliti con la Fallara truccava il bilancio. Esatto. Beh, come? Dove? Perché? Dove sono gli atti? Dove sono le testimonianze? Dove sono le intercettazioni? Dove sono gli elementi a supporto di quello che si dice? Perché la legge prevede questo. Avendola condannata a 6 anni, mi auguro e spero che, essendosi raggiunta quella che dice il codice, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova nelle motivazioni, immagino che leggeremo, perché noi aspettiamo le... Siccome però in attesa delle motivazioni io, c'è una cosa che non mi torna, ma davvero non mi torna, vediamo se lei riesce a spiegarla, perché c'è un procedimento parallelo, stralcio, che a me è sembrata essere la fotocopia del suo procedimento, nel senso che si parla di affidamento di incarichi nella stessa maniera in cui li dava lei, però con un esito diverso. Ma la spiega questa? Sì, no, non è un'indagine stralcio, direttore, è un'interpretazione della procura, dell'ufficio di procura, cioè dice: Scopelliti firmava i provvedimenti alla Fallara per andare a costituirsi alla commissione tributaria. Una volta io nel 2003-2004 pagammo a un professionista a Reggino, liquidammo 300.000 euro per una parcella per un recupero di 3 milioni e mezzo di IVA a Catanzaro. E mi disse la Fallara: è una cifra esorbitante, lo possiamo fare noi all'interno. Adesso io firmavo la Costituzione in giudizio per la Fallara. Devo dire la verità. L'avviso di garanzia, il primo che ho ricevuto, c'era scritto in grassetto, sottolineato personalmente. Io chiesi ai sostituti cosa volesse dire personalmente, in grassetto, perché non mi quadrava qualcosa. Mi disse: la Fallara, ci hanno raccontato che la Fallara veniva da lei col fascicolo sotto il braccio, entrava, firmava, se ne andava, si liquidava le somme e solo lei e Scopelliti e voi due sapevate il tutto. Ho detto: no, non è così. Anche perché quando si indaga su un presidente di regione, prima di metterlo alla gogna, forse è preferibile, aggiungo, fare qualche accertamento in più. Gli dissi: guardi che non è così. Fanno gli accertamenti nelle fasi successive e vedono
perché io dissi la Fallara non entrò mai con i fascicoli, venivano i faldoni e le segretarie mi mettevano tutti questi fogli che da firmare, quando pure qualche pirla scrive, scusa te lo dico pirla, milanese, roba lombarda, no, cioè, lo dico in milanese, babbo si dice, sì, qualche babbo scrive che Scopelliti, perché poi si è fatto lo slogan, Scopelliti firmava senza sapere quello che firmava e così via. A questo imbecille voglio precisare che io firmavo, anzi questo dovrebbe dare la dimensione del politico anche, firmavo i provvedimenti di Costituzione e siccome sono tutti uguali, era solo l'affidamento alle persone che cambiava, io non guardavo a chi firmavo, cioè se lo davo a Mulè o a Fedele o a Sidari o a Carini, perché cosa fa il politico solamente? Firma, telefona, Caridi ti ho dato un incarico, visto che sono bravo, io non sapevo neanche a chi li affidavo, firmavo soltanto, e quindi questa cosa di firmare, tu guardi non è così, fanno gli accertamenti nelle fasi successive, pensa al comune, e vedono che effettivamente tutte le carte che venivano portate agli uffici della Fallara, questi faldoni erano tutti registrati, erano tutti consegnati alla segreteria del sindaco che li registrava, quindi hanno visto che non c'era nessuno fatto, diciamo così, di nascosto. E allora questa cosa l'ho fatta io, e io ho chiesto alla Fallara, lo ricordo, scusa Orsola, ma tu puoi farla questa cosa? Certo che posso farla. Quindi io firmo un provvedimento che la dirigente mi dice questo, mi dice questa cosa. Poi la stessa cosa fa Peppe Raffa, che è il sindaco facente funzioni dopo di me, e qui il discorso. Il suo vice sindaco. Sì, il mio vice sindaco fa la stessa cosa, anche lui firma, e lui non lo chiede alla Fallara, come ho fatto io, lui lo chiede a un terzo, gli dice al suo capo gabinetto, ma posso firmare? Lui dice, sì, guarda, non ho sempre firmato, perché non devi firmare? Quindi anche lui firma. Però, lui firma anche il bilancio del 2009, e nel processo c'è una cosa gravissima, io sono condannato per il bilancio del 2008, preventivo e consuntivo, il preventivo del 2009, mentre il consuntivo del 2009 erano indagati soltanto i revisori, perché qualcuno disse che nessuno aveva firmato il 2009, scusate, come fa a partire il bilancio agli organi competenti? Allora il dirigente Nucera in udienza dice, Raffa ha firmato il bilancio del 2009, io porto le carte e dico questo è il bilancio che ha firmato Raffa, e il PM dice che non è vero, che Raffa non aveva firmato. E Raffa che dice? Raffa poverino non può dire niente, che deve dire? Che non deve dire? Raffa stringe le chiappe e sta zitto, no? Che deve dire? Allora, io non è che ho detto, e i miei avvocati non hanno mai detto, al processo vogliamo pure Raffa, per carità. Noi abbiamo detto, ma se la buona fede è valsa per Raffa, perché la buona fede non può valere per Scopelliti? Chi è che vi dice il contrario? Cioè noi rivendichiamo questo, se buona fede avete ravvisato in Raffa, perché la stessa buona fede non ravvisate in Scopelliti? Questa è stata la battaglia che abbiamo fatto. Perché se io dovevo favorire la Fallara, che era amica mia da quando eravamo bambini, ma Raffa perché doveva favorirla? Perché doveva firmare Raffa? Se non era un'amica, anzi si odiava, anzi la odiava. Perché la Fallara, quando 6 ore prima del suicidio, quando fa la conferenza stampa, non ve lo dimenticate mai, dice, se gli succede qualcosa da domani, ci sono 2 responsabili, e dice sono Naccari e Raffa, lo dice. E poi quando dicono la Fallara si è suicidata, dice ancora, c'è questo dubbio sul suicidio della Fallara. C'è questo dubbio, ma la Fallara, Enzo Sidari lo può testimoniare in qualità di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, la Fallara telefona dopo che prende questo acido muriatico, in ospedale ci arriva con i suoi piedi, parla fino alle 4 di mattina con i suoi parenti, è vero o no Enzo? E quindi dicono anche qui la Fallara chissà come si è suicidata, la Fallara è stata indotta al suicidio, hanno chiuso l'indagine, ma la Fallara, lo dice lei, è stata indotta al suicidio perché nei confronti della Fallara viene messa in campo in quei mesi una campagna denigratoria, mediatica
che non aveva uguali, l'hanno massacrata e quindi poveretta non ha retto a questo tipo di aggressione. Questa è una storia tragica, però. È una storia tragica, però questa storia è stata chiusa, dice sì, è chiusa. E poi qualcuno ancora fantastica, chissà come mai la Fallara si è suicidata. È arrivata con i suoi piedi, è arrivata in ospedale e parlava con i medici, e parlava con i parenti, con i nipoti. Quindi lei disse la Fallara, se ricordo bene, chiedo scusa a Peppe Scopelliti per aver tradito la per aver tradito i suoi insegnamenti. Per noi questo è sembrato come un testamento, diciamo così, di totale e piena assoluzione in una fase processuale. E questi atti, direttore, non sono stati accolti stranamente dalla procura, dal tribunale come fatto di discolpa. Abbiamo detto, gli avvocati hanno detto, ci fate vedere le immagini della conferenza stampa, le guardiamo tutti insieme. Addirittura io ho preso un criminologo che ha studiato i movimenti, le parole, i gesti, diciamo della Fallara mentre parlava, la postura, dove diceva che quando parlava di Scopelliti parlava con serenità, parlava in maniera molto pacifica e convinta, che era, e quindi si dice un test di parte, diciamo una prova di parte. Beh, ma fai una prova contro prova, e non hanno ammesso neanche queste prove nel processo. Quindi ecco perché ci sono tante perplessità. E quindi noi abbiamo detto, scusate, perché per uno vale la buona fede e no, per gli altri non vale la buona fede, per Scopelliti non vale la buona fede. Dico questo, abbiamo fatto gli stessi atti, abbiamo fatto, laddove sono a processo amministratori per il bilancio, non c'è il sindaco, e qua chiedo scusa anche a Enzo, a Antonio e agli altri che ci sono, e sono a processo come a Catania, 41 persone, tutti quelli che hanno votato il bilancio sono a processo, perché così in questi casi? Poi adesso torniamo al processo. Ah, poi non che io volevo voi a processo, era per dire... Vabbè, insomma adesso... No. Se no saremmo andati, voglio dire, in tanti. Poi ha avuto rapporti con la famiglia Fallara dopo la morte della signora Orsola? Certo, ho avuto rapporti come sempre... Quanto l'ha segnata questa con vicenda, Paolo? Comunamente a lei. Ma... Perché sai cos'è la cosa grave anche qui? Che tutto si riconduce a lei, il processo, quello che lei sta passando. Forse ci si dimentica però che la tragedia di una persona che evidentemente non ha avuto intorno o ha visto il nulla, un baratro davanti a lei e non è riuscita a gestirci. Io penso che nei confronti di questa persona bisognerebbe avere un po' di rispetto in più. Forse ce n'è stato troppo poco, per questo le chiedo se dopo lei io, ha avuto modo di avere rapporti. Io penso di poter dire che anche nella fase del processo, quando tanti hanno detto che non la conoscevano, che non avevano grandi rapporti, io sono stato onesto con me stesso in quel processo. E ho detto, io avevo rapporti con Orsola da sempre e i miei rapporti si sono troncati quando lei non risponde al telefono, e mi scrive, no, dico, cosa c'è di vero in questa conferenza stampa, lei scrive tutto vero e mi scrive mi vergogno, io gli rispondo ti dovevi vergognare prima, sì. Dopodiché i rapporti miei con Orsola si interrompono per un fatto di scelta, perché non ho mai accettato che una persona su cui avevo riposto fiducia avesse tradito la mia fiducia. E in tutto questo io credo che ci sia lo spaccato che non è mai emerso, forse volutamente, ma Orsola aveva una fase della sua vita molto difficile, cioè Orsola aveva, si era separata dal marito, la figlia viveva fuori, aveva col nipote che adorava e profondamente, aveva un momento di grande gelo, aveva il rapporto col fratello, quindi si sentì sola, isolata, e secondo me fu la vergogna a spingerti. Direttore, se oggi purtroppo, dico per tanti aspetti, Orsola non si fosse suicidata, se oggi Orsola fosse viva, io non sarei né qui a parlare di questo né in tribunale, non c'è dubbio, perché non ho un minimo dubbio che lei mi avrebbe tranquillamente tirato in una condizione di correttezza, avrebbe detto la verità su di me. Come aveva detto qualche ora prima, quando ti dice conosco un solo politico con la P maiuscola e tutti no, resto. Aveva detto che non era stata indotta in nessun modo a fare quello che aveva lei fatto. Lei aveva un carattere forte e si metteva in contrapposizione con tutti, perché, ma
direttore, poi fanno finta di non saperlo tanti, ma la Fallara ha mandato in galera un poliziotto e un'altra persona, perché nel 2009 gli arriva una lettera in cui gli dice: guarda, questo è un procedimento giudiziario contro di te, ti arresteranno, noi siamo nelle condizioni di non farti arrestare. Lei viene da me e mi dice col fratello: noi siamo dei carabinieri, io sono forse l'unica persona che sa quasi tutto di questa vicenda, quasi tutto quello che è possibile raccontare, quello che magari può raccontare. E lei arriva fino alla fine, quando in montagna a Gambari, da Spromonte, in una zona montana, nella montagna Regina, viene fatto consegnato questo pacco a queste persone, con dentro non i soldi, intervengono i carabinieri, poi da quello i carabinieri, e ovviamente identificano le persone. Queste persone, dopo che forse Orsola è morta, vengono arrestate, perché era un'estorsione nei confronti di Orsola. Ma una persona che aveva una sola difficoltà, una persona che poteva avere un motivo per essere ricattata, avrebbe mai, cioè si sarebbe mai presentata a fare una denuncia se solo avesse avuto un timore? Questo dimostra, così come ho detto anche io nelle fasi processuali, che la Fallara si sia liquidata le somme, il 75%, il 70%, 80% delle somme, dopo che io sono andato via da sindaco, quelle somme astronomiche, perché io firmavo 250 euro, qui è l'unica cosa che io rimprovero, io firmavo 250 euro, e lei si liquidava magari 12.000-15.000 euro, qui non si capisce che cosa è successo a un certo punto, e ha liquidato soldi anche ad altri, che stranamente non esce questa cosa, ha liquidato soldi al fidanzato o al presunto fidanzato, ha liquidato soldi alla parrocchia, ha liquidato soldi a quella, cioè, quindi su tutta questa cosa non si è fatto poi un'analisi puntuale di questa vicenda, che lo sconforto di una donna debole cade sui colpi che subisce rispetto a questo accadimento. Perché, direttore, diciamocelo chiaramente, quando vanno a fare la denuncia, loro pensano, considerando la loro cultura e il loro stile di vivere la politica, loro chi? Quelli Naccari e Romeo, quelli che pensavo giustamente per la televisione sempre di Panorama, sì. Quando vanno a fare la denuncia pensano, dice, questa qui si è fregata i soldi e le ha divisi, ci arrivo pure io, sono rimasti male perché loro ragionano con la loro cultura, da uomini di prima repubblica e da democristiani della peggiore specie quali sono. E allora questo tipo di impostazione li ha spinti, li ha indotti in errore. Quando vedono che i soldi della Fallara, la tracciabilità o comunque un problema della procura, perché questo ovviamente non mi viene contestato, sì, grazie a Dio, perché non è possibile contestarmelo, è chiaro che abbiamo fatto tutti gli accertamenti, figuriamoci, hanno rivoltato, no, con Pecorrei, tutto quanto, di tutto e di più, sì, c'è dubbio, no? E quindi quando vedono, non le hanno trovato un euro fuori posto, e allora poi si sono inventati, dopo 9 mesi, a ottobre, dopo qualche mese, si sono inventati, diciamo così, gli stessi due miei, diciamo così, oppositori, si sono inventati il buco di bilancio. E quindi sono andati a denunciare il buco di bilancio, perché la vicenda Fallara è di febbraio, di ottobre l'avviso di garanzia sul buco di bilancio. Ok, io voglio dire, non ho di fronte una persona che, a fronte di milioni di euro che sono stati liquidati, è stata accusata né è stata condannata per avere preso, diviso, avuto una qualsiasi utilità patrimoniale, monetaria o di altro genere rispetto all'atto che ha fatto, quindi un perfetto cretino. No, perché scusi, se tutto questo lei alla fine perché lo fa? Lo faccio perché per me la politica è questa, perché io non ho sempre detto nelle mie... No, non la volevo, però dico... Lo faccio, io capisco, ma non accetto quelli che fanno diversamente, però per me la politica è questa. Ma c'è un caso di Taranto che è simile al suo? Ho visto c'è un'anomalia nel processo, nella fase processuale, l'invio delle carte al tribunale, la procura
mette, inserisce, la cosa è sembrata molto strana anche agli avvocati, la procura inserisce un documento che è la sentenza di appello del comune di Taranto, dove il sindaco di Taranto insieme alla giunta, non so, che era stato condannato in primo grado, in secondo grado in appello viene assolto. Infatti gli avvocati non sono mai spiegati perché all'interno di questo... Cioè nel fascicolo c'è questa sentenza. Può essere anche un'indicazione, cioè guardate che forse, non è prodromico, la diagnosi giudiziaria di questo procedimento in appello può portare, visto che già, o anche in primo grado, non è una tesi sostenibile perché è già smentita e disarticolata. Vabbè. Senta, come si sente lei ad avere una condanna a 6 anni... che è la stessa pena che subisce chi ubriaco fatto di cocaina uccide 3 ragazzi deliberatamente, sostanzialmente, come dice la legge, o nei panni di una persona che a 6 anni viene condannato per pedofilia o anche di meno se fatteggia la pena. Questa pena di 6 anni per abuso d'ufficio è falso. Quanto la fa sentire, quanto la fa vergognare? Quanto la fa sentire, come dire, fuori dal mondo rispetto al sistema giudiziario e di pena che abbiamo in Italia? Ma mi fa stare male tanto e basta, perché anche noi abbiamo fatto la stessa riflessione con gli amici, con gli avvocati, abbiamo fatto in famiglia, abbiamo fatto la stessa identica riflessione. Ricordo solo che il PM aveva chiesto 5 anni. 5 anni, sì. No, perché si arriva poi la perpetua, io pensavo non c'è. Sì. Ah sì, la perpetua che non è la perpetua, la pena perpetua. La perpetua è. No, serviva la pena perpetua. Dell'interdizione perpetua. Pensa sì. Perpetua, pensava perpetua. No, di mansione la memoria. Serviva la pena dell'interdizione perpetua, certo. Evidentemente perché si è ravvisato questo tipo di maggiore responsabilità. Francamente. Bisogna essere rispettosi, no? Si può non condividere, si possono commentare, poi dobbiamo anche essere rispettosi. Non so che chiave di lettura sia stata data. Certo, e quando ho detto rappresenta un procedimento che deve inquietare gli amministratori, l'ho detto proprio per questo motivo, perché ogni amministratore oggi, cioè se questa è la pena dei 6 anni, domani chiunque può avere una pena analoga. C'è un sindaco che firma un provvedimento che fa un suo dirigente, lo sottoscrive, un bando finale, un'assegnazione, qualsiasi atto sia di competenza, deve sapere che è a rischio sotto questo punto di vista. E qui, voglio dire, i sindaci dovrebbero avere contezza di quello che è il rischio che corrono, no? Perché, ma non a Reggio Calabria, in tutta Italia. In tutta Italia e in tutti, qui c'è un'anomalia, direttore, che il bilancio del Comune di Reggio Calabria non è neanche in dissesto, perché la Corte dei Conti riunita a sezioni unite ha fatto una cosa bella, una delle tante. Panorama, se non sbaglio, ha scritto che il ministro Lanzetta, sì. Il ministro Lanzetta, al di là del fatto, insomma, che non ha brillato, diciamo, come amministratore, il bilancio del suo comune ha dichiarato il dissesto. Sì. Però la Lanzetta fa il ministro, io vado a casa e lei fa il ministro. Questa è l'Italia. La Lanzetta col bilancio in dissesto fa il ministro e io vengo mandato a casa. Questa è l'Italia che dobbiamo cambiare. L'Italia deve cambiare, perché queste sono ingiustizie. Non può fare il ministro una donna che ha portato il suo comune al dissesto. Non può fare il ministro, perché sono due Italie, l'Italia del centrodestra e l'Italia del centrosinistra. E non è giusto, non è giusto. Renzi deve sapere che è un ministro che ha dichiarato il dissesto il suo comune, e Renzi non si può girare dall'altra parte, così come non si può girare dall'altra parte Alfano e tutto il centro-destra rispetto a questo.
il centrodestra non si può girare dall'altra parte. Sì. Lo stesso è il rivale per tutti. Sì. Sì, 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 sì. Allora, vi faccio entrare. Ho detto Alfano per dire l'amico, no, il nostro leader, no, per dire l'UDC, no, per dire tutto, anche il centrodestra che aderisce, ci mancherebbe. Allora, scusi, un attimo. Calma. No, perché acqua, sennò qualcuno Adesso dobbiamo capire due cose. Lei ha parlato del Presidente del Consiglio, che è suo alleato, alleato di governo del suo partito, del suo segretario, nonché fondatore di Nuovo Centrodestra, che è il primo alleato che tiene in piedi il governo. Il Presidente del Consiglio ha recentemente detto che sostanzialmente si fa un baffo, o poco più, di una sentenza di primo grado nella, se questa dovesse incidere nelle scelte che fa. Quindi ha dato una visione chiara. Dice: nelle mie decisioni non rientra il fatto che... Ma quando lei dice che Alfano non può girarsi dall'altra parte, questa me la deve spiegare. Certo, no, a me è la cosa che ho detto anche ad Angelino. Che... Ce la dica anche qua a Peppino, Guglielmino, qui siamo tanti. Ce la dica anche a noi. Ho detto anche ad Angelino che è importante che lui questo tipo di considerazione le faccia in seno al governo, perché non è possibile che ci siano due metri di giudizio diverso rispetto alla politica. Questo è semplicemente, io ho detto, non si può girare per questo motivo, perché questi temi, queste discussioni, questi confronti, lo dico, l'ho detto anche all'UDC, lo dico quindi anche alle forze che sono dentro la coalizione di governo, che noi non possiamo subire passivamente queste scelte, perché se c'è un amministratore che ha portato il suo comune al dissesto, pure su un comune di 3.000 abitanti, comunque è un pessimo amministratore. E non può essere che ci sia un amministratore che invece ha portato una città in auge, poi massacrata sotto altri punti di vista, che non ha dichiarato il dissesto, che debba essere messo in disparte. Non divaghiamo, va bene. Quindi questa è una cosa molto chiara. Ok, però stiamo lì. Siccome quando prima si è infervorato, a me era parso di capire, ma forse anche a qualcuno qui, che lei in realtà adesso è un po'... No, alla stessa cioè, maniera. La solidarietà è quello che il suo partito sta facendo, corrisponde a quello che lei si aspettava che avessero fatto? Sì, decisamente sì. Perfetto. Perché da... prima non sembrava, io non avevo avuto questa impressione. Non giochiamo. Ma io non gioco. No, mica lei in generale. Io sono molto schietto e molto diretto. Ho avuto da Angelina Alfano, dai vertici del partito, una grandissima vicinanza e grandissima solidarietà, al punto che giovedì hanno indetto loro una manifestazione a Reggio Calabria, verranno giù tutti i vertici del partito, verrà De Girolamo, Sacconi, Quagliariello probabilmente perché abbiamo il giorno dopo il congresso, Lupi, verranno tutti qui a dimostrare che qui il centrodestra riparte, non solidarietà. La solidarietà quindi, è però fatta... E lo stesso ha fatto Angelino quando ci siamo incontrati. La solidarietà però è fatta di atti conseguenti. Certo. Qual è l'atto conseguente che la riguarda? Cioè il suo partito le manifesta solidarietà, lei ne è ben felice e contento, dopodiché però c'è un problema pratico. Lei non è più il presidente della regione Calabria, e ora ne parliamo a proposito di queste dimissioni, perché è una delle domande che ci è arrivato da Twitter, e non ha un ruolo politico. Quindi che cosa fa? Si può candidare alle europee? La legge Severino lo consente di candidarsi? No, non c'è legge che non ti consente la candidatura. Lei mi deve dire, per favore, sì. La conseguenza della solidarietà in politica impone un atto conseguente. Sì. Qual è l'atto conseguente che il Nuovo Centrodestra fa nei suoi confronti? Che tutto il partito, qua ci sono i consiglieri regionali che erano presenti, hanno ascoltato che il partito, nelle persone di Lupi, Quagliariello e Schifani, hanno detto che secondo loro io mi devo candidare. Okay. E hanno ribadito anche nel comunicato dello stampa il ruolo della leadership di Scopelliti, che è uno dei fondatori del Nuovo Centrodestra, e che per loro rimane un punto fermo del partito. Siccome mancano 10 giorni. Io ho chiesto che non è ancora per me il tempo nel momento di parlare di candidatura, perché in questo momento sono in una condizione di non voler
di non volermi rituffare in una campagna elettorale, perché non mi sento nelle condizioni di fare una campagna elettorale. Traduco per uno scemo come me. Detto, lei non si candida, quindi la prossima settimana ne riparleremo, e ho chiesto a loro tutti il rispetto di non approfondire questa situazione, che noi non siamo stati convocati a Roma per parlare di Scopelliti del suo futuro. Siamo stati convocati a Roma per ribadire che il nuovo centrodestra è un partito forte e vitale in Calabria, e che noi dobbiamo continuare questa esperienza guardando alla salvaguardando la coalizione del centrodestra, e che Scopelliti, al di là della solidarietà, in questo momento non serve fare altri discorsi. Perfetto, però, e questo è quello che ho pretesto, e questo è quello che ho detto anche Angelino Alfano. Lei ha pretesto che... Angelino Alfano, ho chiesto soltanto di tutelare ancora di più di me e la mia famiglia da quel giorno. L'unica cosa che ho chiesto: tutela me e la mia famiglia, perché forse è più opportuno. Lei ha chiesto rispetto al suo partito e il suo partito rispetta. Perfetto. Però io sono rispettoso. Anch'io. No, il rispetto, non ho il vincolo del partito, no, rispetto. Certo, quindi certo. Io mi frega, faccio il mio lavoro e le ribadisco la domanda. Le ribadisco la domanda. La prossima settimana, proprio ci vado da un'altra strada. La prossima settimana lei scioglie il nodo, evidentemente, della sua candidatura. Prossima settimana, se ci sarà la possibilità, sicuramente. Oggi ne abbiamo 5. Sì, credo che sia il 18, il 19, quindi abbiamo ancora una settimana di tempo per riflettere. Prendo un altro vicolo laterale, aspetti che prendo, mi piace prendere un altro vicolo. Cosa è dirimente rispetto alla sua riflessione? Cioè, ci faccio entrare un attimo nella sua testa. Cos'è dirimente che le fa dire sì o no rispetto alla candidatura? Cioè, qual è il percorso che le fa prendere una strada rispetto a un'altra? Qual è il problema, provo a dirlo meglio, che lei deve risolvere con se stesso, che politicamente deve affrontare, che le fa poi scegliere una strada rispetto a un'altra? È quello della delusione profonda che provo in questo momento. Lì volevo arrivare. E quindi della... Vede che torna il reduce? Eh? No. Vede no, che no, torna no, il reduce? Della delusione profonda che in questo momento mi spinge, diciamo, ad approfondire attentamente questo tipo di scelta, e che mi invita anche a restare fuori, se possibile, e a mantenere una posizione. Ma non è la certificazione di una sconfitta? Ma probabilmente, però io non ero obbligato a dimettermi, eppure l'ho fatto di gesto. Spieghiamolo, perché la legge Severino dice legge che lei ha 18 mesi, sono sospeso, 18 ma non mesi, vuol dire che io vengo, perché se domani la Cassazione decide la Severino incostituzionale, io potrei tornare a fare il Presidente. Qualche altro imbecille ha scritto, ad esempio, Scopelliti si è dimesso perché se si dimette... Tutti amici! Non... Ma ce ne sono imbecilli, ce ne sono dappertutto, in politica, ce ne sono. Qualche altro intelligente, quindi diciamo così, ha scritto che io mi sto dimettendo, che mi dimetterei perché così la Severino non interviene. Niente di più, perché dovremmo spiegare agli intelligenti che se io mi dimetto... Comunque sono il rappresentante legale dell'ente, perché comunque fino alle elezioni guido la regione. Giusto. E quindi comunque gli atti li firmo io, anche da dimissionario. No. Mentre la Severino cosa prevede? Che tu venga sospeso dal tuo incarico, che quindi tu non puoi avere nessun ruolo e nessuna rappresentanza. Quindi automaticamente la Severino interviene lo stesso. Qualcuno del centro-sinistra, che ovviamente io... Direttore, diciamo una qualcosa pure sui colleghi del centro-sinistra. No, nel senso che pensavano, sono rimasti spiazzati da questa mia scelta, perché tutti quanti hanno già fantasticato. Perché posso pregare le storie di Ciarri? Arriviamo, ci vediamo fra un secondo. Quindi le mie dimissioni sono hanno preso il da internet. Immediatamente dopo la condanna si è impegnato, rivolgendosi ai calabresi d'Italia, a dimettersi. Eppure la sensazione che stia tergiversando per rispondere più a logiche politiche che agli interessi della Calabria. Allora, le chiedo, non io, non c'entro niente, se no finisco pure imbecilla, io non c'entro niente. Le chiedo, non faccio mia la domanda, perché mi interessa. Cosa la blocca? Cioè, visto che... Allora, ieri la Procura intanto ha trasmesso il dispositivo... Sì, dal Tribunale, alla Prefettura a Roma. Quindi ha avviato l'iter per la... Sì, e l'iter dura... Regolarmente dura credo intorno a un mese, esatto. Almeno. Almeno. Qua, si tratta di Scopelliti, vediamo di farlo fare in 5 giorni.
ci sono casi che sono durati anche 2 mesi. Posso dirle però poco cambia. No, no, poco cambia, certo. Non 5 giorni no, un mese. No, 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 ma è per proprio. Il fine, e c'è un libro di la fine è nota. Sì, non c'è dubbio. Allora qui cosa ho fatto? Io ieri ho consegnato una lettera al Presidente del Consiglio regionale, sì, in cui chiedo cortesemente di convocare una seduta di Consiglio regionale in cui io mi presento, perché voglio fare un discorso in Consiglio regionale all'Assemblea, che è la sede dei calabresi, ed è giusto che sia così, mi sia consentito di fare questo, di convocare la conferenza dei capigruppo e di indire un consiglio in cui in quel consiglio io intervengo e alla fine del dibattito consegno nelle mani del Presidente le mie dimissioni. È tutto qua. Oh, così è chiarito, è anche questo tergiversare. Dopodiché è chiaro ed evidente e lampante che tutti quanti spingano, tutti quanti si dimettono, perché loro non si sono, quelli del centro-sinistra, ora ci arriviamo, non si sono mai dimessi, direttore, ora ci arriviamo, non si sono mai dimessi, quindi anche questa la buttiamo via. Intende aspettare che il governo la sospenda, così questo consiglio e la giunta resteranno in carica fino al 2015? Abbiamo già detto no. Perfetto. Vuole parlare del centro-sinistra? No, non lo dica. Le dimissioni hanno preso in contropiede il centro-sinistra. Questo è vero. Perché pensavano tutti che io fossi come loro. Sì. Perché la mia storia di uomo di destra è una storia diversa, grazie a Dio, dalla loro. E allora, qui effettivamente oggi si sta giocando una partita anche loro. Magorno vuole andare a votare a giugno, Magorno, il coordinatore regionale del PD, sì, perché effettivamente pensa che alla fine della partita, non facendo le primarie, lui possa diventare il candidato naturale, sì, perché se il procuratore, come dice pubblicamente il dottore Gratteri, dice di non volersi candidare, non avendo tempo per le primarie, lui spinge, mica per il bene dei calabresi, a votare a giugno, perché lui dice così non si fanno le primarie e mi candido io. Qualche altra cordata invece attacca Magorno. Perché attacca Magorno? Perché loro hanno il loro candidato. Hanno il loro candidato che gli consente di fare quello che facevano prima con lo Iero, gli affari, no? E quindi automaticamente c'è uno scontro interno al centro-sinistra. Dentro il centro-destra mi pare che ci sia una situazione molto più pacifica. Il dopo Scopelliti lo stiamo disegnando, lo stiamo immaginando, ci stiamo confrontando, stiamo dialogando e non c'è questa spasmodica fretta di dare una risposta immediata, perché aspettiamo che ovviamente si concretizzino le procedure. Ieri, direttore, abbiamo fatto una cosa bella ieri, e sono contento di questo. Mi sono preso una prima rivincita, o meglio una prima vittoria sulla sanità. Ieri al tavolo Massicci abbiamo ricevuto più volte i complimenti sia sul versante dei conti che sul versante delle procedure nuove sanitarie che stiamo mettendo in campo. Cioè quel documento che ieri è stato condiviso sul piano sanitario, quindi sanitario dei servizi, è il punto fondamentale da cui riparte la sanità in Calabria. Ricordate che quando tra qualche anno la sanità in Calabria segnerà una innovazione positiva, è il frutto di 4 anni di sacrifici che noi abbiamo messo in campo. Piano di rientro. Allora non soltanto i conti, che è una cosa molto importante, che molti dicono sì, i conti perché tanto l'avremmo fatto chiunque. Io sto pagando anche tutte le aggressioni che ho avuto in questi anni, perché 230 milioni di euro l'anno in meno abbiamo tolto alle tasche, il direttore l'ha detto l'altra volta, ogni anno 230 milioni in meno dal 2009 a oggi, 150 fino al 2030, non sono pochi soldi sottratti a chi li prendeva legittimamente probabilmente, ma che non servivano ai calabresi. Adesso il nuovo piano sanitario ci consente lo sblocco del turnover, come ha detto qui probabilmente il ministro Lorenzini, il nuovo piano, la rete ospedaliera, la rete territoriale, la rete dell'emergenza urgenza, quindi LEA, che ieri anche sui LEA ci hanno fatto i complimenti. Allora vedrete che il sacrificio
che noi abbiamo fatto come classe dirigente politica e che in parte anche è andato sui cittadini, sarà un sacrificio che porterà estremi benefici. Certo, ci vuole chi con coerenza e con coraggio continua la strada che noi, che io sto lasciando, che ho tracciato. E attenzione, quando a luglio andranno i cittadini per la famosa, diciamo così, diciamo per le tasse che ognuno di noi paga, il famoso 7,40 e così via, quando andranno i cittadini a fare questi pagamenti, i calabresi pagheranno 53 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente, perché noi con questa azione abbiamo tolto finalmente quello che era l'impegno che avevamo assunto col governo delle addizionali aggiuntive IRAP e IRPEF per colpa dei buchi precedenti. Questa è la verità. Certo. Le devo riportare una dichiarazione dei giorni scorsi dove... E volevo anche dire, direttore, visto che siamo a Reggio, che finalmente il tavolo, ma prima del tavolo le riunioni di affiancamento hanno sancito una cosa, che in Calabria nasce la terza cardiochirurgia e nasce a Reggio Calabria. Quindi un altro risultato che aspettavamo e che oggi ormai si concretizza. Allora, nei giorni scorsi in provincia di Reggio, come sai, la Guardia di Finanza ha sequestrato un arsenale. Il procuratore di Reggio della Calabria, De Rao, a Corriere della Sera, ha detto testualmente, due punti, anche la condanna del governatore Scopelliti per vicende del tutto diverse può essere letta dalle cosche che si reputano invincibili come l'ultima dimostrazione di forza dello Stato che non si tira indietro nemmeno davanti a figure potenti e magari da qualcuno considerate intoccabili. Io non l'ho capita, me la spiega lei se l'ha capita. Guardi, l'interpretazione che ho dato io è stata quella che la battaglia della magistratura va avanti, no? E che anche su diciamo così, nei confronti della politica non fa sconti a nessuno, semplicissimo. Altra domanda sempre da Twitter. Presidente, gira e rigira, la Calabria ti sorprende sempre. La sua condanna non aiuta certo una regione che stenta a riscattarsi. Cosa ne pensa? Che in Calabria io sono un sostenitore accanito delle istituzioni. Cioè le istituzioni vanno sempre più legittimate e rafforzate. Che in Calabria manca una cosa importante, che a Reggio Calabria avevamo creato, caro direttore. Quando c'era prefetto, sua eccellenza il prefetto Musolino, sì, anche con Gigi De Sena, diciamo, il senatore De Sena, prima prefetto, si era creato quel clima in cui le istituzioni si confrontavano, si misuravano, nel rispetto dei ruoli. La interrompo solo per dire che il prefetto De Sena poi è stato candidato, è stato eletto nelle file del Partito Democratico al Senato, per sottolineare il fatto che sta dicendo lei, per dare un elemento in più. Sì, perché quando fu prefetto De Sena si aprì questa stagione di dialogo che si rafforzò decisamente, fu una stagione entusiasmante, secondo me, da un prefetto mandato dal governo Prodi, quindi il prefetto Musolino, ma che era un prefetto di Reggio, e che lavorò egregiamente nel dialogo, nella fase di concertazione e di dialogo con le istituzioni. Sì. Cioè qui, direttore, molti fanno finta di non sapere e di dimenticare che Scopelliti sindaco firma lo sgombero degli alloggi che occupavano abusivamente le famiglie Condello, l'abate e lo giudice, che Scopelliti aveva ereditato il 90% dei beni confiscati che lui si trovava a gestire, li aveva ereditati dall'inadempienza e dall'ineguatezza del centro-sinistra, e che io tutti questi beni confiscati li ho ristrutturati, riqualificati e consegnati, la gran parte quelli che era possibile consegnarli. Io sono quel sindaco che in sede di prefettura col prefetto Musolino, quando ci fu il decreto Maroni nel 2006, quando fu il decreto Maroni nel 2007, nel 2008 il presidente Scopelliti, o forse nel 2008, forse nel 2008 il presidente con il sindaco Scopelliti chiese dei 7-8 provvedimenti del decreto Maroni. Il decreto Maroni disse: caro prefetto, al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, io non voglio che si cominci nell'attuazione di questi decreti dagli immigrati, perché quando ero ragazzino, mentre la mafia
passeggiava e si divertiva, i vigili urbani e gli altri magari toglievano dalle strade gli immigrati. Allora io ho detto, lasciamo stare gli immigrati in questa fase, andiamo a colpire gli abusivi che occupano gli spazi pubblici, che sono tante figure che sono legate indirettamente in alcuni casi anche alle logiche mafiose. E partimmo con un gruppo interforze andando in tutta la città, in tutti gli esercizi commerciali che occupavano abusivamente il suolo pubblico. Abbiamo fatto questo per dare un segno di forza dell'amministrazione, per dare un'impronta culturale nuova, perché non era possibile che i disabili non potessero passare sul marciapiede perché c'era chi metteva le cassette in mezzo alla strada, non era possibile che le donne con i bambini, col passeggino non potessero passare. Abbiamo dato prova che sui temi della criminalità organizzata, dell'applicazione delle leggi, questa amministrazione ha fatto cose che a Reggio Calabria non ha mai fatto nessuno. E qui io vorrei un giorno che qualcuno mi invitasse in un dibattito pubblico, in un forum, per dire cosa hanno fatto gli altri. E se ci sono esempi analoghi a quelli che noi abbiamo fatto a Reggio Calabria, in giro per l'Italia, in modo da poterci confrontare. Però su questi temi non ci si ritrova mai. Non c'è il momento del confronto, perché ognuno parla, ognuno dice chi è mafia e chi è antimafia, vanno tutti i professori. Senta, per far fronte all'aggravamento della disoccupazione a causa della crisi, sempre una delle domande dei nostri lettori, la Regione ha tentato di attuare politiche incentivanti per il lavoro. Esistono margini per continuare a farlo, considerati anche i vincoli del patto di stabilità? Certo, perché questo va sui fondi comunitari. Noi sui nuovi fondi comunitari, sulla nuova programmazione, abbiamo messo in campo risorse importanti e spero che si dia corpo a questo indirizzo, che sui 650 circa milioni, 600 milioni circa di fondi comunitari, più quelli ovviamente che arriveranno dal governo nazionale, dal cofinanziamento, si investa almeno il 65-70% di questi fondi per dare un segnale forte in questo momento ai temi dell'occupazione, perché c'è un dramma. Oggi noi abbiamo fatto diversi bandi che prevedono il bonus, la borsa lavoro, la riqualificazione e quindi un finanziamento della Regione d'Acoli con i fondi comunitari per 3-4 anni. Cioè tu per 3-4 anni hai un incentivo da parte della Regione, assumi una persona. Oggi le imprese, rispetto ai bandi di questa natura, non partecipano perché non sono in grado dopo 2 anni di darti la continuità lavorativa e quindi sono in difficoltà seria. E automaticamente rispetto a questa vicenda nessuno partecipa a questi bandi, quindi dobbiamo trovarci forme di occupazione nuove in modo da non appesantire il pubblico, ma cercando di coinvolgere sempre il privato, perché è lì che si crea la vera grande prospettiva. Il privato può soltanto rilanciare il mezzogiorno che è fermo. Il privato, perché se noi rappresentiamo le pubbliche amministrazioni non andiamo a nessuna parte. Per fare questo il privato ha bisogno di avere la certezza di rilanciare la propria azione, di avere la certezza di rinascita della propria azienda, altrimenti il costo strutturale che è rappresentato da un dipendente diventa un costo non sopportabile. Sentirla parlare non sembra uno che deve ancora decidere se candidarsi o no. Però. Che vuol dire? Io faccio politica. Sono uno che fa politica e quindi le idee le trasmetto comunque, cioè il mio pensiero, la mia idea è questa, e su questo la Regione ha lavorato in tutti questi anni. Ma lei si è immaginato fuori dalla politica? Mi sono immaginato. Cioè fuori? Cosa si è immaginato? Mi sono immaginato, sorridente, spensierato, vedere crescere mia figlia che è cresciuta, non l'ho forse neanche più di tanto coccolata nel modo giusto, e dedicare forse più tempo a mia moglie, a tutti gli affetti, agli amici che purtroppo mi vedono sempre un po' sempre nervoso e teso. Forse potrei recuperare molta spensieratezza, anche perché poi qua sta da dire anche quanto vale tutto quello che hai fatto. Se si è ridotto dopo tanti anni di vita, di impegno politico, di tanto amore, di tanto passione, di tanto coinvolgimento e di tanto sacrificio, se di sacrificio qualcuno condivide l'idea del termine, si concretizza in questi ultimi giorni, nelle vicende di questi ultimi giorni. Si sente tradito da qualcuno? Ma tradito da qualcuno? Ho un'amarezza,
che secondo me non è secondaria, cioè non mi hanno fermato le bombe, le minacce, i proiettili, le lettere anonime, Anonymous, tutti questi fenomeni non mi hanno fermato, perché mi ricordo l'intervista della bomba del 2004, mi chiamarono una serie di parlamentari amici miei, quando al TG2 dissi: noi siamo lo Stato e non indietreggiamo. È brutto oggi prendere atto, insomma, che fai un passo indietro, o meglio, sono contento di fare un passo indietro, ma non perché mi sono piegato alle logiche perverse di questa nostra società. Però il passo indietro le viene chiesto paradossalmente in nome del popolo italiano. Sì, 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 ma è meglio, è un paradosso. Meglio in nome del popolo italiano che in nome delle mafie. Ci avviamo a concludere, più di un'ora e mezza che parliamo e magari si è fatta una certa ora, no? Non pensavo. Ma sì, perché è stata, come dire, una cavalcata. Senta, cos'è l'ingratitudine secondo lei? Ma l'ingratitudine appartiene in parte... Si volta indietro, non ne vede ingrati dietro di lei? Ma per carità... O vede dei pavidi, cosa vede? Se li vede, No, io vedo attorno a me tanta vicinanza e tanto affetto. Certo, c'è anche tanta gente che magari dimentica, però mi hanno sempre insegnato: fai bene, scordati, no? Sì. E quindi... Va curcati, si dice da me. Da noi dice: fa bene, scordati. Io penso, la cosa che mi lascia sempre sereno è quando la sera vado a dormire, tanto poi passano tutti i pensieri, le cose... È la serenità con cui mi approccio, diciamo, al sonno, perché a volte vivo anche, magari penso, quella persona mi hanno fermato i lavoratori e ho visto magari nei loro occhi la sofferenza, la difficoltà, e lì penso, dico, posso fare di più, cosa posso fare, no? Però alla fine lo faccio sempre con grande serenità, cioè lo faccio pensando che comunque mi sono sempre speso dando il massimo, certo. Non so quanti risultati uno possa aver raccolto in una terra come la nostra, però l'unica cosa che so è che non ci siamo mai risparmiati. Dico non ci siamo perché io voglio, direttore, sottolineare il carattere innovativo, l'aspetto innovativo di questa classe dirigente calabrese. Lei deve sapere che nella storia della regione, del regionalismo calabrese, le giunte regionali, le maggioranze sono sempre saltate, ci sono stati presidenti che hanno fatto 4, 5 giunte, 3 giunte. Qui oggi in Calabria penso che abbia fatto paura una cosa: la solidità, questo gruppo monolitico di dirigenti, di più partiti, di più appartenenze, di più storie, che si è riconosciuto in un progetto. Questa cosa, la forza della politica, ha certamente inciso e influito molto sull'idea di pensare che chi qualcuno si appropriasse del proprio ruolo e che chi qualcuno costituisse un problema. E allora ecco perché si è scatenata questa ira in tutti questi anni, questa aggressione, e lo dico partendo dalla mia città. Lei non è amatissimo dalla stampa locale? No, guarda, io sono stato, quando ero sindaco... Qua ero il Papa, forse, insomma, ero il più grande della storia. Poi qualcuno si è dimenticato quello che ha scritto, però non appartiene a me questo problema, appartiene alla coscienza di chi ieri diceva una cosa e oggi scrive l'opposto. Non sono io. In questa città chi ha subito la mortificazione di un commissariamento e di quella classe dirigente guidata da un sindaco eccellente come Demi Arena, che ha dovuto subire questa scelta. Si diceva una settimana prima a Roma, negli ambienti romani, che non sarebbe stato sciolto il comune perché non c'erano i presupposti e che magari sarebbe stato bastonato qualche dirigente inaffidabile. Io e penso Demi Arena e molti altri con me e con lui, per scoprire cosa è accaduto in quei 5 giorni, in quei 10 giorni successivi a questo sentore che c'era negli ambienti, diciamo così, romani.
perché vogliamo capire cos'è e quali forze hanno condannato la mia città a piegarsi. Questo lo dobbiamo a noi stessi, prima ancora che ai cittadini, perché si era costruito qui un grande sogno, una grande città, che comunque aveva le sue problematiche, ma la gente, io ricordo la spensieratezza e la bellezza dei ragazzi che passeggiavano sul lungomare la notte, la sera, divertiti, che stavano bene, poi con tutti i problemi, però una cosa è, direttore, vivere i problemi di una comunità con l'astio e con l'odio in cui si vive oggi, con l'idea di dover vedere che Scopelliti è il capro espiatorio di tutto, e quindi speriamo che Scopelliti lo colpiscono, cada, poi magari quelli che brindano, quelli che fanno, insomma. Però questa città, mi domando, speriamo che non passino altri 40 anni affinché questa città abbia un nuovo presidente di regione. Perché negli anni in cui questa città non ha mai avuto un presidente di regione, Falcomatà diceva la regione straniera. Cioè diceva che noi non appartenevamo a quella, a questa parte di comunità regionale. Oggi con un presidente di regione in Reggio Calabria tante cose sono state riequilibrate nella correttezza e nella giustezza delle cose. Non abbiamo mai fatto una cosa in più a favore di uno dell'altro, abbiamo soltanto fatto le cose giuste, ripartito in maniera equa e giusta, per così come era giusto fare, le risorse. Non so se questo, e mi auguro che accadrà perché significa dare una risposta alla città, però non so se questo accadrà e non so in che tempi, purtroppo. E questa è una cosa che forse il cittadino reggino un giorno penserà, dice, anziché parlare male forse di Scopelliti, forse era meglio, insomma, sostenerlo, forse era meglio, anche con gli errori che avrà commesso, forse era meglio, diciamo così, affiancarlo. Però in tutto questo la città ha l'obbligo di rialzarsi, e oggi, dicevo prima, il deserto che si è creato non avvantaggia le istituzioni. Di per sé stesso, di sua natura, è la cosa peggiore che ci sia. Però adesso, concludendo la nostra chiacchierata, insomma, noi siamo venuti 4 giorni a Reggio Calabria, ovviamente in 4 giorni non si cambia nulla. Prima di venire sul panorama abbiamo celebrato le eccellenze di Reggio Calabria, non solo di Reggio Calabria, che ha delle straordinarie, non solo potenzialità, ma delle straordinarie realtà, fatta di gente che rischia la vita e che si definisce morto che cammina, come Antonino De Masi, di gente che è geniale come le Fattorie Le Piane, di gente che è voluta rimanere qui per dare un segno di, non attaccamento, ma di amore verso la sua terra. Però insomma, quello che si coglie di una città che ha bisogno sicuramente di essere presa per mano, perché per quanto uno ci possa mettere la buona volontà, l'entusiasmo, l'ottimismo, una città senza un'amministrazione comunale e adesso senza un'amministrazione regionale è una città che evidentemente si consegna all'oblio, e questo Reggio, certamente i reggini, certamente non lo merita. Io volevo ringraziarla ancora per aver accettato e ribadito la sua presenza. Come sa, noi oggi chiudiamo i nostri 4 giorni a Reggio Calabria, che racconteremo ovviamente ancora sul panorama la prossima settimana con il riepilogo delle cose che abbiamo fatto. È venuto a trovarci colui che prende idealmente il testimone da Reggio Calabria, che è in rappresentanza della giunta comunale di Lecce, che è il dottor Antonio Lamosa, che adesso salutiamo qui idealmente. Lei passa il testimone da Reggio Calabria a Lecce, dove noi saremo poi a metà maggio. Peraltro c'è anche un artista locale che è Nico Paglia, che ha preparato un regalo per noi, quindi possiamo anche vederlo. Sono 2 quadri, uno per noi e uno per lei. Io dico subito che il nostro quadro non lo portiamo a Milano in redazione, ma invece lo porteremo in giro per l'Italia, nelle nostre 10 tappe nuove adesso che faremo in Italia, perché racconta e fa vedere quello che è Reggio, non solo con i bronzi di Riace, non solo con il bergamotto. Mi sono fatto una cultura sul bergamotto che, se lei mi sfida, secondo me è in difficoltà, e mi sono fatto una cultura su 2000 cose meravigliose. Quindi vediamo il quadro che adesso, questo è quello che portiamo noi
su in giro, buonasera maestro, ci portiamo in giro, grazie. Questo è quello che portiamo noi, grazie, ce l'ha la meglio Calabria, questo invece è il suo. Peppe Scopelliti. Peppe Scopelliti, grazie. Va bene. Dottor Lamosa, prego, prego, venga così idealmente le diamo. Lei è pronto a prendere il testimone e per darci l'appuntamento poi a lei? Sicuramente sì, e ho sentito, ero in sala, un po' di amarezza. Nessuna città merita un commissariamento. Noi siamo Lecce, mi permetto di pubblicizzare, siamo candidati come alla finale come città della cultura europea per il 2019, quindi per me è un buon momento. Ho accettato quando il sindaco ha detto io per impegni purtroppo oggi non posso stare a Reggio Calabria, che ci tengo particolarmente, mi ha chiamato, ho accettato subito, mi sono letto stava facendo, cosa stavo andando a fare. Ringraziamo Panorama per quello che sta facendo. Questo è un momento comunque di orgoglio per le nostre città, per il sud. E sicuramente leggendo il programma ho capito che c'è interesse nella rinascita di quest'Italia. La rinascita come la possiamo fare? Con tutti gli eventi che siano culturali, quindi auguriamoci comunque di superare tutti gli ostacoli. L'amarezza sì, però c'è la gioia e la speranza, perché se no nessuno si mette più a fare politica. Se dobbiamo pensare comunque che c'è una difficoltà di pensiero, però la filosofia è quella di invitare i giovani invece a crederci al cambiamento principale. È chiaro, ho ascoltato le parole dell'amico Scopelliti, che è stato anche nostro ospite a Lecce, e diceva che un sindaco che ha creato un dissesto, che ha dichiarato il dissesto, non merita di fare il ministro. Io mi auguro che in futuro, permettete di fare questa considerazione politica, ci sia proprio un rinnovamento, una rinascita, perché l'Italia ha bisogno di questo, l'Italia ha bisogno di rinascere insieme ai giovani, crediamo nei giovani. Quindi il mio pensiero è quello di ringraziare innanzitutto questa opportunità che ha creato Panorama, ma crediamoci, il Sud non respira, il Sud ha già un passo in avanti. Quindi noi tutti insieme, perché siamo città orgogliose di essere nati nel sud, città orgogliose di aver creato tante menti, e quindi tutti insieme, non ci deve essere più Lecce e più avanti di Reggio Calabria, tutti insieme come sta avvenendo oggi con questo passaggio di testimone, crediamoci e andiamo avanti. Auguri a tutti. Grazie per la mostra. Allora, adesso il Presidente Scopelliti firmerà questo testimone di Plexiglas che noi consegniamo al Dottor Lamosa, consegniamo al Dottor Lamosa, lo porterà a Lecce e poi da Lecce firmerà il Sindaco Perrone e lo porteremo ad Ancona e poi in giro per l'Italia. Prego. Io volevo ringraziare il Direttore e Panorama. Ci mancherebbe. L'ho già detto a Milano conferenza stampa. Perché? Perché chi ama questo paese, questa nostra patria, questa nostra Italia, per farla ripartire deve spendersi per dare un messaggio di speranza. Oggi questa iniziativa di Panorama rappresenta questo. Raccontare le eccellenze significa valorizzare gli esempi positivi, e una comunità se non ha esempi non si può riconoscere. E allora ecco perché abbiamo subito abbracciato quest'idea, perché bisogna chiudere con la stagione dell'odio. L'odio non porta da nessuna parte, bisogna riaprire una stagione diversa. Panorama ha avuto questa intuizione, speriamo che sia la lampadina che si accende e che aiuti questo paese a rinascere. Grazie infinite, l'appuntamento è oggi pomeriggio con Flavio Briatore e Alfonso Signorini. Ci vediamo dopo, grazie.
grande dedizione che abbiamo messo in campo e che oggi ci spinge, ci porta a pensare che effettivamente la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta, è la strada che può portare la regione a una condizione di buona sanità, non soltanto sui conti eccellenti di equilibrio di bilancio, come ha detto il ministro Lorenzin e confermato dal tavolo massicci, ma anche di buona sanità in termini di servizi. E lascio questo lavoro in una fase forse in cui si poteva raccogliere i frutti, però mi sembra che da questo tavolo che è giunto forse un momento opportuno di quello che è stato il grande lavoro che abbiamo fatto e a testimonianza che non abbiamo sbagliato, a testimonianza soprattutto che noi abbiamo messo in campo una sanità vincente che negli anni produrrà degli effetti importanti rispetto a chi ha messo la sanità a parte di clientele, di affari, di assunzioni delle logiche mafiose e di assunzioni, diciamo, come voi sapete molto bene, anche familiari. Ma cosa lei ha detto che la Lanzetta non può fare il ministro? Ah, secondo me no, in un governo serio la Lanzetta non può fare il ministro, un ministro che ha fatto l'amministratore, che ha portato il suo comune al dissesto, credo che ci sia, debba fare riflettere, per me no, poi per carità. Perché a parte per Perché rispetto a questa cosa bisogna mettersi di fronte a una responsabilità che in questo paese non può esserci chi fa un passo indietro e c'è chi invece continua a fare il ministro con un bilancio di un comune dissestato. Mi sembra che questa sia una regola morale che... conferma di quello che è pensato, cioè di una città che ha gli enzimi giusti per mettere in circolo le energie positive, e ripeto, però ha bisogno di qualcuno che li sappia mettere in circolo. Qual è la sfida? La sfida è quella di credere nelle potenzialità di questa città, di non abbandonare il mantra assistenzialistico che ha fatto di questa città una città che per alcuni versi si è seduta. La sfida è quella di fare perno sull'eccellenza di questo posto, che sono il turismo, l'ambiente, la cultura, l'enogastronomia, l'imprenditorialità intelligente. La sfida è quella di costruire una logistica che aiuti nei percorsi in ognuno di questi campi. La sfida è quella di credere che questa città possa da sola rialzarsi senza bisogno di nessuno. Grazie. Prego. Direttore, panorama d'Italia, ma la Calabria secondo lei è ancora Italia? La Calabria è una parte fondamentale dell'Italia, come lo sono le altre regioni, è una regione che pur non avendo un prodotto interno lordo straordinario, ha un straordinario prodotto interno lordo da mettere a frutto, che è quello di tipo culturale, di quello di tipo imprenditoriale. È una regione che ha gli anticorpi per poter andare avanti e che ha nello stesso tempo le energie positive per poter ripartire. È una città che ha bisogno di credere in se stessa, è una regione che ha bisogno di rilanciarsi dal suo interno facendo perno sulle straordinarie eccellenze che ha. Ecco, una 4 giorni qui a Reggio che un po' diciamo, doveva svegliare anche le coscienze tra virgolette, dei cittadini reggini. La partecipazione non è stata massiccia come magari erano nelle prerogative, però tutto sommato il sunto di questi 4 giorni per Panorama e per il suo direttore. Per noi in realtà la partecipazione è stata straordinaria, abbiamo avuto numerosi, quasi tutti gli eventi sold out, cioè da Fabio Mollo non c'era un posto libero sui 600 in sala, dal procuratore Gratteri non c'era un posto libero al Teatro Cilea, oggi con il governatore Scopelliti ancora una volta il teatro pieno. Mi ha smentito? No, nel senso, come dire, oggi pomeriggio da Briatore ci sarà il pienone.
Devo dire che invece, non per smentire, ma insomma le immagini sono lì a testimoniarlo, la città ha risposto in maniera straordinaria. Noi abbiamo avuto più di 5.000 reggini che si sono iscritti sul nostro sito per assistere agli eventi. Oggettivamente più di così non potevamo fare. Tra un anno il direttore Mulet torna a Reggio Calabria, come si aspetta di vederla? Aspetto di non vedere una vergogna dei rifiuti ammucchiati come una collina nella strada che dall'aeroporto porta alla città. Aspetto di vedere un lungomare ancora più valorizzato, perché è davvero stupendo, si presta come contenitore di eventi. Aspetto di vedere meno gente che passeggia sul corso principale già la mattina alle 9:30. Ecco, Panorama d'Italia continua a Lecce, in bocca al lupo. Grazie, infinite, grazie a Reggio. Grazie. Direttore.